Buonasera, bentrovati, grazie mille per l'ospitalità in questa meravigliosa sede del Comune di Monterotondo. Siamo in diretta streaming, quindi salutiamo anche chi ci sta seguendo dal web. Un convegno, il titolo Il danno d'amianto, tratteremo diversi temi ovviamente connessi a questo argomento e presenteremo anche un nuovo servizio dell'Osservatorio Nazionale Amianto, ma ve ne parleremo tra poco. Allora vorrei dare però intanto la parola alla persona che ci sta ospitando, quindi ovviamente il ringraziamento al Presidente del Consiglio Comunale Ruggero Ruggeri. Grazie, grazie e benvenuti, saluto tutti, saluto anche i consiglieri comunali Vincenzo Donnarumma e Angelo Capobianco che sono qui con noi, vi ringrazio di essere presenti. Non appena Pedro Galvarese mi ha chiesto praticamente di poter effettuare questa iniziativa presso la nostra sede, sia io che il sindaco, dei quali porto i suoi saluti a tutti voi, abbiamo concordato che un'iniziativa di questo tipo dovesse avere la sede praticamente del Consiglio Comunale, perché riteniamo che questo sia un tema importantissimo, un tema negli anni troppo sottovalutato e molte persone rispetto a questa cosa sono rimaste spesso sole, non avendo mai punti di riferimento per poter intervenire rispetto a malattie professionali che hanno colpito moltissime persone. Anche noi qui a Monterotondo, Monterotondo storicamente era la città delle fornaci, era la città della scaccia. Molti anni fa, vedete, a Monterotondo arrivavano tantissimi cittadini italiani, immigrati, perché abruzzesi, calabresi, siciliani, marchigiani, che venivano a lavorare a Monterotondo perché c'erano le fornaci. E quei lavoratori, vedete, oggi non ci sono, nel senso che è passato tanto tempo, ma ci sono delle persone che ancora hanno conseguenze, perché all'interno delle fornaci era presente l'amianto, così come è accaduto anche in un'azienda che era nel nostro territorio, che era molto scalo, la SCAC, che lavorava cemento armato centrifugato, e ora quel capannone, quella struttura non c'è più, ma è stata fatta una delle più grandi bonifiche di amianto che abbiamo fatto nel nostro territorio. Quindi un tema e un ragionamento su queste tematiche credo che sia importantissimo per la nostra città e per questo che vi abbiamo ospitato. Io vi ringrazio di essere qui, ringrazio i relatori e comunque pensiamo di portare un servizio alla nostra città sperando che voi possiate essere un punto di riferimento per persone che hanno questo problema. Grazie e grazie a tutti. Tra poco allora lascio la parola al Presidente dell'Osservatorio Nazionale Amianto, l'Avvocato Ezio Bonanni. Il motivo della presenza qui a Monterotondo, in qualche modo l'ha già anticipata il Presidente del Consiglio, l'ONA è solita andare un po' in giro nelle sedi di tutta Italia, lì dove ci sono territori particolarmente colpiti dall'esposizione all'amianto, e è stato scelto questa volta Monterotondo proprio perché è un territorio sensibile e che appunto ha ospitato diverse aziende che hanno prodotto cancerogeni, in particolare la CEAMIT, uno stabilimento che produceva proprio materiali in cemento amianto, e proprio da lì sono state rilevate molte patologie asbesto correlate riscontrate in lavoratori e anche nei cittadini. Quindi vorremmo parlare in particolare di questo, oltre che della situazione generale, faremo anche un po' il punto sulle recenti modifiche legislative in materia di amianto e poi presenteremo, ve lo stavo anticipando prima, il nuovo Dipartimento di Psicodiagnostica Clinica e Psicopatologia Secondaria correlata proprio all'asbesto e all'esposizione d'amianto, che è sostanzialmente un servizio servizio gratuito di tipo psicologico, ma ne parlerà l'ospite che speriamo che sta arrivando. Esatto. Avvocato Bonanni, la parola a lei. Lasciamo metterlo qui sopra. Vabbè, intanto per la diretta. Ah, ok. Facciamo il contrario. Sì, facciamo il contrario. Dobbiamo lasciare questo qua. Ok. Allora, intanto ringrazio l'Avvocato Pericle Calvaresi che ha assunto l'impegno di organizzare in questa città
una sede dell'Osservatorio Nazionale Amianto, una delle nostre tante sedi in tutto il territorio nazionale. Siamo infatti presenti in tutte le regioni d'Italia, compresa la Val d'Aosta e il Trentino Alto Adige, quindi le province autonome di Trento e di Bolzano, fino agli angoli più remoti della Sicilia. La città di Monterotondo si caratterizza purtroppo, così come per il resto d'Italia, per un gran numero di casi di patologia asbesto correlate, per l'uso ubiquitario che di questo materiale si è fatto, e non soltanto per l'attività lavorativa in alcuni di questi stabilimenti proprio in questa città. Al di là di questo, occorre evidenziare che di amianto si muore e purtroppo vengono censite oltre 107.000 decessi l'anno soltanto per due patologie in tutto il mondo, ma senza tener conto di alcuni stati come la Cina e l'Unione Sovietica ed altri stati africani che non hanno delle vere e proprie statistiche su base epidemiologica. Quindi dicevo, solo per mesoteliomi e tumori polmonari abbiamo 107.000 decessi l'anno. Dicevo, senza tener conto dell'impatto che l'amianto ha sugli esseri umani in nazioni che hanno poco a cuore la salute dei lavoratori. Ripeto ancora, l'Unione Sovietica, l'India, la Cina, alcuni paesi africani e anche qualcuno dei paesi del Sud America, del centro e del Sud America. Questo dato di fatto, tradotto e riportato e calato nella realtà italiana, ci porta a stimare in circa 6.000 decessi l'anno l'impatto che l'utilizzo dell'amianto ha sulla salute umana solo nel nostro paese. L'INAIL censisce soltanto i mesoteliomi. Il mesotelioma è una patologia che coglie le sierose che avvolgono alcuni organi, per esempio la pleura che avvolge il polmone, oppure la tunica vaginale del testicolo, oppure il peritoneo, oppure il pericardio. Solo per questo tipo di patologie la sola INAIL censisce più di 1.500 decessi. Se si tiene conto che solo i tumori polmonari sono il doppio, i decessi per tumore polmonare sono il doppio dei decessi per mesotelioma, è evidente che già queste sole due patologie portano a 4.500 il conto dei decessi in Italia. Lo IARC, che è l'agenzia internazionale creata insieme all'OMS per lo studio delle sostanze cancerogene, in realtà delle decine di migliaia di molecole di sostanze utilizzate ne ha censite, ne ha studiate solo 1.000 da quando è stata istituita con le sue famose monografie, lega, ed è quindi formata da scienziati indipendenti, lega all'amianto altre patologie ancora, come per esempio il tumore della laringe e il tumore delle ovaie, e sostiene a ragione un aumento dei casi di tumori al colon e del tratto gastrointestinale. Quindi se noi ragioniamo e teniamo conto di tutte queste altre patologie, poi tra i nostri scienziati, i nostri del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale, anche il professor Ucazio di Torino, che ha fatto tutto uno studio particolare su queste altre patologie, sulle altre patologie, ma dicevo, solo a voler ricollegare all'amianto quelle che ufficialmente vengono censite come tali, quindi queste altre patologie tumorali, è evidente che dobbiamo aggiungere quantomeno un ulteriore conto di più di 1.000 morti solo per queste altre patologie. Poi ci sono i casi di asbestosi, e l'asbestosi ha delle complicanze cardiocircolatorie. E nel recente convegno del 16 aprile che si è svolto a Cecina abbiamo avuto l'intervento del dottor Marabotti, cardiologo, uno dei nostri ulteriori componenti del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale, che ci ha illustrato come effettivamente l'esposizione ad amianto e i casi di asbestosi hanno delle complicazioni cardiocircolatorie, cosiddetto cuore polmonare, perché è evidente che il cuore nel momento in cui ha respirato un gran numero di fibre praticamente si indurisce, quindi lo scambio
gas, diciamo, lo scambio di gas con ossigeno per l'alimentazione poi dell'ossigeno che c'è necessario diventa molto più faticosa per il cuore, e quindi ci sono delle problematiche anche di natura cardiaca che sono fondamentali, che vanno ricondotte anche l'esposizione all'amianto. Oltre a questo ci sono anche delle patologie come l'ictus e altre patologie, in qualche modo anche il Parkinson e una serie di altre patologie che sono effettivamente legate ad una fase degenerativa, ma questa fase degenerativa si nutre anche della capacità che l'amianto ha di creare infiammazione. Infatti l'amianto ha capacità fibrogene e cancerogene, ma la stessa infiammazione di per sé prelude alla capacità cancerogena dell'amianto anche rispetto ad altre patologie che non sono quelle classicamente collegate all'amianto. Mi riferisco anche alle leucemie, ad altre patologie di natura tumorale. Ricordo un importante convegno a San Felice Circeo con la presenza del professor Mandelli, il quale, rispetto ad alcune mie intuizioni sul fatto che effettivamente l'amianto, proprio perché le fibre vengono trasportate attraverso il sangue, e le fibre più piccole attraverso il sangue e attraverso il sistema linfatico, effettivamente il professor Mandelli disse che l'amianto sicuramente non fa bene per quanto riguarda le leucemie. E infatti c'è una sua interessante intervista rilasciata alla giornalista dottoressa Di Vertito, presente anche in quel contesto, nel quale praticamente il professor Mandelli effettivamente ricollegava un effetto pregiudizievole delle fibre di amianto anche per quanto riguarda le leucemie. Ma tornando a noi, vedo il dottor Ruta che si può, diciamo, accomodare, deve stare attento lì che ecco. Quindi dicevo, anche gli effetti fibrogeni infiammatori non sono secondari rispetto al processo, all'innesco e all'alimentazione del processo cancerogeno. E infatti c'è anche da parte di alcuni medici dell'INAIL, purtroppo l'ente assicuratore, ma anche da parte di alcuni medici non indipendenti, perché magari assoldati dai datori di lavoro come consulenti nei vari processi civili e penali attualmente in corso in varie parti d'Italia, dicevo, c'è un certo strasbismo scientifico e una certa manipolazione dei dati scientifici, tant'è in America ci fu una pubblicazione Assalto alla scienza, proprio perché purtroppo c'è stata una manipolazione dei dati scientifici, tant'è vero che il rischio amianto è stato occultato fino ai tempi più recenti, occultato almeno alla conoscenza del grande pubblico, e anche la stampa ha fatto la sua, perché, e lo spiegherò successivamente, c'era un'attività delle lobby dell'amianto dirette anche sulla stampa. Bene. Allora, in qualsiasi procedimento, la ingestione di fibre di amianto provoca sostanzialmente un'attività prima di tutto infiammatoria, perché all'interno del sistema respiratorio le fibre di amianto vengono aggredite per poter essere in qualche modo fagocitate dal nostro sistema. Purtroppo ciò non è sempre possibile, in parte lo è per il crisotilo. E vengono spezzettate poi nella fase respiratoria e quelle più piccole trasmigrano verso la pleura, oppure attraverso il sistema linfatico e sanguigno variano in tutti e invadono tutti i distretti dell'organismo umano. Dicevo, queste fibre di amianto anche con la fase respiratoria creano delle microlesioni. Queste microlesioni oppure addirittura si infiltrano all'interno delle cellule. Quindi, infiltrandosi all'interno delle cellule, danno delle lesioni al DNA cellulare. Questo è il primo elemento dell'avvio della fase precancerosa, dell'iniziazione della fase poi del processo neoplastico sostanzialmente. Dicevo, anche la fase infiammatoria ha un ruolo, perché l'infiammazione determina un maggior afflusso di ossigeno, un maggior afflusso di sangue, perché praticamente l'organismo tenta di riparare la lesione biologica che si crea. Il tentativo di riparare la lesione sostanzialmente porta, diciamo, linfa vitale al processo cancerogeno, perché il processo cancerogeno ha necessità, quindi la neoplasia ha necessità di
di ossigeno, ha necessità di zucchero, ha necessità anche di vascolarizzazione. Quindi sostanzialmente la fase infiammatoria, parlo dell'asbestosi, delle iniziali asbestosi, delle placche pleuriche, di tutte quelle altre patologie così, che vengono definite benigne ma che benigne non sono, di fatto alimentano anche il processo. Ecco perché nella cancerogenesi ha un ruolo anche la fase infiammatoria. Quindi dicevo, le fibre che cosa fanno? Modificano il DNA cellulare, ma non solo. Quindi le cellule cominciano a subire delle modificazioni. Non solo, ma quando si duplicano, anche nella duplicazione, quindi nella mitosi, nella fase della mitosi, sostanzialmente nel duplicarsi ci sono dei problemi legati proprio alla presenza fisica delle fibre di amianto. Quindi queste fibre di amianto ledono il DNA cellulare, gli enzimi riparatori tentano in qualche modo di riparare questi cosiddetti errori genetici, perché poi nella riproduzione delle cellule, le cellule riprodotte sono diverse, perché hanno addirittura le fibre all'interno, oppure hanno dei danni del DNA che quindi cambiano il genoma della fibra stessa. C'è la fase infiammatoria indotta anche da ulteriori inalazioni di fibre, ingestione di fibre, quindi si alimenta il processo cancerogeno. Questo aspetto è molto importante, perché i datori di lavoro hanno sempre sostenuto la tesi della singola fibra killer. Quindi si dice, per esempio Smithine nel processo Ethernet si difendeva dicendo il mesotelioma è creato da una singola fibra, siccome la fibra tu la puoi aver respirato dal tetto di casa, non sappiamo qual è la fibra killer, ergo non sappiamo chi è il colpevole. Per cui praticamente può essere che, è vero, tu ne hai respirato 1 miliardo in fabbrica, ma una dal tetto di casa, e quella killer può essere quella del tetto di casa, per cui va a finire e deve essere assolto. E qualche volta qualcuno è stato assolto con questo ragionamento. Però abbiamo dimostrato noi dell'Osservatorio Nazionale Amianto, anche grazie all'attività di molti scienziati, e io stesso mi sono recato negli Stati Uniti, perché in Italia questa tesi della fibra killer veniva giustificata perché attribuita a Selikoff, che era un grosso scienziato statunitense di origine ebraica, il quale praticamente ha scritto dei libri, tra cui Asbestos and Disease nel 1978, dove aveva scritto che per il mesotelioma è sufficiente una dose piccola, straordinariamente piccola. Da questo tipo di frase era stata tradotta in Italia con la frase invece una singola fibra, e quindi praticamente da questa teoria ne derivava della impossibilità addirittura rilevanza anche dei mezzi di protezione, perché dice il datore di lavoro, anche se avesse dato la maschera protettiva al lavoratore, il lavoratore comunque almeno una fibra l'avrebbe ingerita e sarebbe morto ugualmente. Quindi praticamente il datore di lavoro non può avere alcuna responsabilità, perché questo si lega, il mesotelioma si legherebbe a una questione di debolezza dal punto di vista predisposizione genetica della vittima. Quindi da questo ragionamento addirittura poi c'è un'ulteriore tesi, che era quella delle fibre ultrasottili, ultrafini. Si sosteneva sempre da parte del professor Chiappino, che era il capogruppo di questi cosiddetti scienziati al servizio del datore di lavoro. Il professor Chiappino sosteneva che Suzuki, che era sempre uno scienziato del Monsanto e di New York, avesse affermato che nella genesi del mesotelioma, come di qualsiasi altra patologia tumorale legata all'esposizione ad amianto, avessero un ruolo solo le fibre ultracorte e ultrafine, rispetto alle quali praticamente le maschere protettive erano del tutto inefficaci. Anche questa tesi, io mi sono recato personalmente al Monsanto di New York, anche un autorevole scienziato del Monsanto di New York è venuto qui in Italia già 2 volte, e quindi abbiamo potuto appurare che quello che ci raccontavano questi medici in Italia, questi cosiddetti scienziati italiani, alcuni di questi scienziati tra i più autorevoli, erano praticamente delle gran balle, perché intanto Selikoff non aveva mai detto questo, Suzuki non aveva detto questo e quant'altro. Anzi, se uno legge bene Asbestos and Disease, Enrico Dopo, Selikoff dice una fibra è pericolosissima, ma se tu ne respiri tante muori molto prima, proprio così, proprio testuali parole. Quindi
Come poi ha chiarito anche la Corte di Cassazione, questo scienziato non aveva voluto affatto dire che la morte è inevitabile, perché dire che una fibra è inevitabile, non respirare una fibra, perché se sta nel tetto di casa, se ce l'abbiamo nei computer, ce l'abbiamo avuto nei computer, ce l'abbiamo nei ferro da stiro, nei forni, eccetera, è chiaro che c'è stata un'esposizione, diciamo un'esposizione un po' di tutta la popolazione. Naturalmente è importante la dose, invece affermare che è sufficiente una fibra vuol dire che c'è un fatto ineluttabile per cui la morte è una cosa legata al destino, a un destino barbaro, mentre invece qui il problema è legato all'intensità dell'esposizione. Tant'è vero che i lavoratori di Eternit sono tutti morti. Allora, se fosse una sorte beffarda del destino, allora anche nello stabilimento Eternit la gran parte non sarebbero dovuti morire, perché il predisposto può essere un numero limitato di predisposti. Penso per esempio alla Goodyear di Cisterna di Latina, dove praticamente gran parte dei lavoratori, centinaia, sono tutti deceduti, ma non solo di mesotelioma, dei tumori più incredibili, leucemie, cioè chi è esposto all'amianto ha una incidenza altissima di tumori che non sono solo quelli legati ai classici tumori, diciamo, ci sono dei tumori a non finire, e addirittura un'aspettativa di vita minore dei 60 anni, gente che è deceduta tra i 55 e i 60, gente che è deceduta a 40 anni, 45, diciamo un numero, esattamente, ragazzi che hanno iniziato a 18-20 anni, a 40 e diciamo la gran parte non supera i 60 anni dei lavoratori della Goodyear, sono deceduti tutti tra i 40 e i 60. E ricordo quando nel 2000 iniziai a occuparmi di questo problema dell'amianto, mi dicevano i lavoratori che addirittura c'era il medico di fabbrica, che praticamente il medico di fabbrica che doveva fare i controlli sanitari aveva fatto la lastra 1 e quella gli aveva fatto 2000 copie, l'aveva messa nella cartella di tutti quanti praticamente. I sindacati praticamente prendevano soldi dalla Goodyear attraverso sempre il medico di fabbrica, pagavano il medico di fabbrica che aveva fatto un SRL per fatti suoi, e poi il medico di fabbrica si faceva fare le fatture cosiddette le fatture di comodo, quei soldi costituiva dei fondi in nero e li dava a vari sindacalisti. Facemmo la denuncia alla Procura della Repubblica, la Guardia di Finanza accertò vera questa circostanza, il medico del lavoro, che poi si ammalò pure lui di tumore polmonare, perché stando l'infermeria era all'interno, la infermeria era all'interno dell'unico ambiente di lavoro di questo grande capannone della Goodyear di Cisterna di Latina. Questo medico praticamente, prima di morire, dice: io non posso morire con questo rammarico, io stesso ho fatto questo, fa una lettera e mi manda questa lettera, io porto questa lettera alla procura, la procura apre l'indagine, la Guardia di Finanza conferma questo e tuttavia i sindacalisti sono stati assolti, il GIP li ha assolti per prescrizione, vabbè, diciamo che se uno la cosa la tiene ferma 7, 8, 10 anni poi va in prescrizione di suo. Però la procura aveva chiesto l'archiviazione, ma questo è un caso eclatante, nel 2008 fu pubblicato pure dal giornale Il Giornale, insomma da tutti i quotidiani italiani, un caso eclatante con rapporti della Guardia di Finanza, diciamo dati accertati. Sostanzialmente veniva versato 100 milioni di lire ad ogni sindacalista. Quindi il sindacalista dice: benissimo, ricordo sindacato della CISL, sindacalista della CISL in primo piano, tra quelli che... E quindi il PM dice: va bene, il sindacato non doveva accettare 100 milioni, però non c'è un reato che sanziona questo. Per me il reato era concorso in omicidio, il reato. Però diciamo che invece la Procura di Latina la interpretò come inesistenza di una fattispecie penale che reprimesse questo, per cui è un illecito deontologico e non giuridico, non penalmente rilevante. E quindi venne chiesta l'archiviazione, mentre vennero rinviati a giudizio tutti gli amministratori della Goodyear, compreso la Goodyear America. Sono difesi dal ministro Severino, ministro della giustizia del governo Monti, e ricordo che li difendeva nonostante fosse ministro della giustizia. Allora io ricordo ci fu che sparì pure una parte del fascicolo di questa cosa, cioè cose d'un altro mondo, sparì parte del fascicolo. Diciamo il ministro Severino lamentava una violazione pure del diritto di difesa, perché dice: qui è sparito il fascicolo, io non mi posso di parte del fascicolo. Solo che io avevo fatto le copie autentiche e il fascicolo, il pezzo c'era, è sparito dopo, quando
lo stesso ministro aveva mandato a chiedere le copie delle... al che io ho depositato in atti la copia autentica, ho ricostruito il fascicolo e poi il GIP ha dovuto rinviare gli atti in procura per accertare come mai da questo voluminoso dossier fossero volate fuori delle pagine, una serie di pagine che il ministro sosteneva che la cui mancata presenza avrebbe leso il diritto di difesa degli imputati. Ecco. Dopodiché ricordo la figlia di una delle vittime fece una lettera al ministro e il ministro si dimise, cioè ha dismesso il mandato momentaneamente che ha ripreso dopo la fine dell'attività di ministro. Ecco. E diciamo questo piccolo dato diciamo legato alla provincia di Latina, che è il territorio dove ho iniziato diciamo il mio impegno per quanto riguarda l'amianto e dove ha avuto origine di fatto l'attività dell'ONA. Diciamo l'ONA ha avuto come il primo nucleo nella provincia di Latina per poi espandersi in tutto il territorio nazionale. Quindi già questo piccolo elemento, questi piccoli dati che io vi ho fornito sono emblematici e addirittura il Tribunale di Latina disse pure che non c'era esposizione e rigettò addirittura le domande dei lavoratori esposti all'amianto inizialmente. Io assunsi l'incarico in appello la Corte d'Appello accertò invece che questi erano stati esposti 10 volte tanto la dose diciamo delle cosiddette 100 fibre litro. Quindi era stato fatto pure risultare che la situazione di esposizione non ci fosse, quindi in campo civilistico, per cui praticamente questo è il quadro della situazione. Quindi quando si parla di amianto si parla di grandi lobby, si parla di grandi potentati economici, ma l'ultimo e di profili giudiziari assai particolari. Faccio un ultimo esempio, la questione legata al processo Eternit, dove praticamente il procuratore generale ha chiesto la prescrizione del reato, a suo dire, a mio modo di vedere sbagliando, e gliel'ho detto anche durante la mia replica, a suo modo di vedere era prescritto perché gli stabilimenti erano stati chiusi nell'86. È vero che lo stabilimento è chiuso nell'86, ma se tu continui a operare, esempio, fai eseguire il procuratore Guariniello, fa un dossier contro di lui, paghi la stampa per dirgli praticamente per fargli dire che l'amianto non fa così male, fai fare qualche studio cosiddetto scientifico dove fa scrivere che il crisodilo che lui utilizzava non fosse così dannoso per la salute umana, perché magari dai dei soldi sotto banco a qualcuno dei cosiddetti scienziati, diciamo addirittura compra un giornalista perché questo giornalista facesse lobby con altri giornalisti, addirittura ha infiltrato lo stesso giornalista che è poi stato radiato dall'Albo all'interno delle associazioni per capire quale fosse la strategia dei lavoratori e poterlo riferire poi ai legali di Smidani per poter prendere le contromisure. Ecco. Questo, o addirittura il caso di Latina, ma non è solo quello di Latina, anche un certo comportamento dei sindacati che insomma sul fatto dell'amianto, al di là delle parole, io non ho mai visto uno sciopero generale dei sindacati per il problema dell'amianto o un problema della salute dei lavoratori, l'ho visto sempre contrattare e dire va bene, qua c'è un rischio, monetizziamo il rischio, tu mi dai qualcosa in più sullo stipendio, però questo è un ragionamento che non funziona, perché tu mi dai, che ne so, a questi della Goodyear gli davano, che ne so, 50.000 lire in più per rischio, per indennità di rischio, tu però mi fai prendere l'amianto, le mine aromatiche e tutta una serie di altri, il benzene e una decina di altri cancerogeni, per cui tu mi ammazzi prima, cioè mi fai morire a 50 anni, cioè a 50 anni uno è già uno straccio, per cui praticamente questo, anche l'attività dei sindacati lascia il tempo che trova. Ecco. Riflettiamo pure sul ruolo dei sindacati, che si riflette anche nei tempi più recenti, modifiche al sistema pensionistico, legge Fornero, abolizione della tutela dell'articolo 18 con le ultime riforme del governo Renzi, tutta una serie di situazioni dove i sindacati, al di là di qualche diciamo sterile affermazione, non hanno svolto alcuna attività concreta a tutela dei lavoratori. Quindi c'è una situazione per la quale addirittura sull'amianto a tutt'oggi è lecita addirittura un'esposizione alle 100 fibre litro nella legge 81 del 2008, mentre invece dovrebbe essere abolito proprio questo limite delle 100 fibre litro. Quindi tutta una situazione, e diciamo sono stato anche sintetico perché il quadro diciamo sarebbe da approfondire sotto altri profili, ma insomma
Per essere sintetici mi fermo qui. Allora, il presidente del Consiglio Comunale, Ruggero Ruggeri, ci lascia per un altro impegno e lo ringraziamo comunque di essere stato con noi, grazie mille, come abbiamo già detto, anche per l'ospitalità. Allora, prego... grazie a tutti, arrivederci, grazie. Alla prossima. E dottor Ruta si vuole mettere qui vicino a me, così ci stringiamo l'inquadratura... Ci riprende tutti. E avvocato Bonanni, non so se vogliamo aggiungere qualcosa in realtà che riguarda un... Prego. Se vogliamo aggiungere qualcosa che riguarda un po' più in particolare questo territorio, casi che sono arrivati dal territorio, sì, di Monterotondo e per quali motivi, e se abbiamo appunto dei dati anche epidemiologici che ci rappresentano la fotografia di questo territorio. Allora, i casi più eclatanti sono legati anche ad aspetti, a patologie fibrogene, quindi la lavorazione di amianto e cemento amianto ha determinato prima di tutto un numero consistente di questo tipo di patologie, quindi asbestosi, placche pleuriche e dispessimenti pleurici, e anche casi di mesotelioma, tumori polmonari e altre patologie tumorali legate all'esposizione ad amianto. Renderemo pubblici questi nostri dati non appena avremo la possibilità di avere un quadro completo, anche alla luce di quelle che sono le rilevazioni che stiamo terminando attraverso il nostro portale REPAC, e cioè il registro delle patologie asbesto correlate, che noi stiamo redigendo anche in collaborazione con i cittadini che ce le possono segnalare attraverso questo nostro portale. Per quanto riguarda i diritti dei lavoratori vittime ed esposti ad amianto, in modo molto sintetico, c'è la possibilità innanzitutto di ottenere il riconoscimento dell'origine professionale di queste patologie, quindi l'asbestosi, le placche pleuriche, gli spessimenti pleurici, patologie fibrogene sono tabellate, quindi se ne presume l'origine professionale, quindi l'onere della prova a carico dell'INAIL. Mentre invece per quanto riguarda le patologie neoplastiche, faccio riferimento ai mesoteliomi, tumori polmonari, che sono assistiti dalla presunzione legale di origine, perché tabellati anche loro, anch'essi. E poi ci sono i tumori del tratto gastrointestinale e dell'ovaio, che fanno parte delle tabelle 2 e 3 dell'INAIL, quindi della sussistenza del nesso ritenuto dall'INAIL probabile e possibile, quindi in questo caso non c'è la presunzione legale di origine, ma l'onere della prova è a carico del lavoratore. Detto questo, i lavoratori che hanno ottenuto il riconoscimento della patologia asbesto correlata dall'INAIL possono ottenere e debbono ottenere anche il certificato di esposizione ad amianto, attraverso il quale c'è un prepensionamento o, per chi è in pensione, un aumento della pensione stessa. Oltre questo c'è la possibilità di poter ottenere una somma dall'INAIL per il fondo vittime amianto, questo soltanto per chi ha più del 16%. Ultimamente con il decreto Poletti è stato riconosciuto anche un ulteriore importo di 5.600 euro per le vittime ambientali, ma del solo mesotelioma. Questo però è una misura molto limitata, perché relativa solo a coloro che sono deceduti nel corso del 2015. Come Osservatorio Nazionale Amianto abbiamo detto che invece dovrebbe essere dato a tutte le vittime, e c'è una grossa polemica, tra virgolette, con il Ministero del Lavoro, perché per quanto riguarda il fondo vittime amianto gli importi sono abbastanza esigui, sono appena 30 milioni, che è una somma abbastanza esigua, e anche la somma di 5.600 euro è una somma abbastanza ridicola per la morte di una persona sostanzialmente. E a carico del datore di lavoro è possibile ottenere il cosiddetto danno differenziale e complementare, cioè i danni non indennizzati dall'INAIL, perché l'INAIL indennizza soltanto il danno biologico nei casi in cui è almeno del 6%, e quello anche patrimoniale dal 16% in poi. Quindi c'è una parte di danno non indennizzato, che è quello meno del 6%, totalmente non indennizzato dall'INAIL,
Poi per quelli dal 6 al 15 è indennizzato solo il danno biologico, e quindi rimane fuori il danno esistenziale, morale, tutti gli altri danni, anche quello patrimoniale. Dal 16 in poi è indennizzato anche il danno patrimoniale, quindi a carico del datore di lavoro rimane sostanzialmente, rimangono i danni esistenziali e morali, e la differenza, il differenziale del cosiddetto danno biologico, perché l'INAIL indennizza ma non risarcisce. Quindi l'indennizzo è qualcosa di diverso, di minore rispetto al risarcimento del danno. Poi le funzioni, la funzione dell'INAIL è una funzione, è una funzione previdenziale ed assistenziale che si lega alla funzione propria indicata dall'articolo 38 della Costituzione, quindi sovrintende ad esigenze di tutela del lavoratore rispetto allo stato di bisogno. Il risarcimento del danno è invece la reintegrazione della lesione, e quindi ha una finalità tutta diversa. Un'ultima cosa per quanto riguarda i militari, quindi il datore di lavoro entra in gioco in questo. Tuttavia molti datori di lavoro sono falliti nel frattempo, pensiamo a Eternit, ad altri che sono falliti, quindi il fondo vittima amianto rientrava nella logica che lo Stato si doveva far carico di questi danni. Lo Stato, ricordiamo, l'Italia è stata condannata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per avere tardivamente recepito la direttiva 477 dell'83. Quindi anche in quel caso ci fu una totale noncuranza pure delle forze sindacali, perché nell'83 l'Unione Europea aveva deliberato una tutela dei lavoratori esposti all'amianto. L'Italia non ha recepito la direttiva entro il 1 gennaio 87, dell'89 con la procedura 240 è stato contestato ciò all'Italia, e quindi il 13 dicembre 90 c'è stata la condanna. Da quella condanna è derivato poi il decreto legislativo 277 del 91 con alcune tutele, e la legge 257 del 92 che ha messo al bando l'amianto. Quindi c'è una responsabilità dello Stato italiano. Noi come ONA abbiamo dimostrato che c'era una collusione addirittura con i produttori dell'amianto, ci sono dei documenti che a suo tempo depositammo presso il Tribunale di Torino, dai quali emergeva che i produttori dell'amianto avevano sostanzialmente fatto pressione sul Ministero della Salute italiana e in generale su tutte le forze politiche per non far recepire la famosa direttiva comunitaria. Questa attività di lobby che riuscirono a fare i produttori dell'amianto determinò un ritardo nella tutela dei lavoratori, e quindi una più alta esposizione ad amianto, e quindi una serie di patologie e di altri danni dei lavoratori. Da ciò nasce il diritto al risarcimento contributivo, che è contemplato nei famosi benefici contributivi per esposizione all'amianto. Cioè il prevenzionamento, lo Stato italiano ha dato il prevenzionamento ai lavoratori, anche quelli che non si sono ammalati, perché anche quelli non ammalati hanno comunque diritto al prevenzionamento, proprio perché l'esposizione ad amianto provoca, questo non l'ho detto prima ma l'ho preciso ora, anche per chi non ha contratto il tumore, l'esposizione ad amianto provoca dei danni biologici, dei danni molecolari. Oltre ai danni molecolari, quindi queste fibre comunque di amianto ledono il DNA cellulare, quindi provocano dei danni biologico-molecolari, oltre a questo provocano infiammazione, quell'infiammazione di cui parlavo prima. Quindi l'infiammazione alimenta, l'infiammazione è la base per qualsiasi tumore, oltre che di patologie degenerative, come spiegavo in precedenza. Per cui sostanzialmente anche la fase infiammatoria è un danno. Poi ci sono delle sentenze, in particolare il Tribunale di Massa Carrara, che fa un ragionamento molto intelligente sulla scorta di alcune sentenze della Cassazione, e dice che se tu mi fai respirare un cancerogeno, anche se io non mi ammalo, comunque tu hai leso un diritto alla salute intesa in senso lato, come tutelato dall'articolo 32 della Costituzione. Quindi c'è un diritto alla salute, tu mi fai respirare il cancerogeno anche se io non mi sono ammalato, tu comunque hai leso un diritto alla salute, perché mi ha fatto respirare un cancerogeno. Su questa base la Cassazione recentemente ha accolto questa, che era una mia tesi che ho sostenuto nel 2009 nella mia prima pubblicazione. La Cassazione ha detto che i benefici contributivi non sono dei benefici, ma sono dei risarcimenti contributivi. Ecco perché c'erano dei lavoratori di Rieti che mi chiedevano, cioè la prescrizione addirittura. La Cassazione ha inserito la prescrizione perché dice... In realtà questa è una cosa che va a favore all'INPS, questa storia, è stata utilizzata questa teoria a favore dell'INPS, perché dice, tu lavoratore, se non l'hai chiesto entro 10 anni è prescritto, perché il tuo non è una pensione questa, non è un beneficio pensionistico, ma risarcitorio, è dato la prescrizione. E quindi mo ci sono molte sentenze di prescrizione, perché
I lavoratori magari hanno fatto la domanda del 2005, aspettavano l'INAIL che rispondeva. L'INAIL non ha mai risposto, sono passati 10 anni e adesso dice ormai è prescritto e io vi ho fregato, perché voi mi avete aspettato e io vi ho fregato. Questa è la storia. Quindi la legge sui benefici contributivi, vedo molti lavoratori diciamo esposti all'amianto qui, diciamo non tutti ma una buona parte sono solo esposti all'amianto, praticamente, e quindi sanno bene di che cosa parlo. Praticamente la legge sui benefici contributivi è la legge che gli enti pubblici, pure anche il signor Cucinieri, che diciamo di questo ne è ben esperto, ma insomma anche i lavoratori di Rieti lo sanno bene, che abbiamo dovuto sudare 7 camicie per cercare di ottenere questo diritto, 7 camicie. Quindi la legge sui benefici contributivi è una legge che l'IBS non ha mai applicato. Ha applicato solo agli amici degli amici che hanno ottenuto il prepensionamento, anche molti sindacalisti che l'amianto non hanno mai visto sono andati in prepensionamento, mentre invece i lavoratori veramente esposti, alcuni pure che sono morti, non hanno avuto il prepensionamento, cioè l'applicazione del diritto. E questa legge è stata utilizzata, è stata intesa anche come una gentile concessione dei potenti. Faccio un'ultima cosa e ho finito. Recentemente il governo Renzi, anzi Renzi in persona, ha fatto delle leggi spot, degli emendamenti spot sul problema del beneficio amianto. Per esempio, Isochimica di Avellino, nella finanziaria di 2 anni fa viene inserito sostanzialmente un piccolo cavillo dove si dice che i lavoratori che squibentavano le carrozze ferroviarie e che per il quesito l'autorità amministrativa ha stabilito la necessità di decontaminazione, quindi è proprio il sì, allora hanno diritto ad applicare la legge in vigore nel 69, e un cavillo della legge 257 del 92, per cui possano andare in pensione pure all'età di 50 anni. Cioè questo fatto per pochi lavoratori. Per esempio, Pistoia, è una questione che conosco bene, la Breda, perché ho fatto delle cause su questo e purtroppo non sono riuscito ad ottenere risultato perché i giudici mi hanno dato torto, ancorché io sono convinto di essere perfettamente nella ragione. Però insomma loro dicono che l'amianto nella Breda c'era fino al 92, cosa che in realtà non è vera perché c'era anche dopo il 92. Comunque per il dopo il 92 mi hanno dato torto. Bene, Renzi adesso ha fatto un cavillo all'interno della, proprio perché lì c'è un deputato che fa parte della cerchia renziana praticamente, fa un cavillo dove dice i lavoratori dei siti industriali dove c'è la decoibentazione o la fabbricazione e la lavorazione delle carrozze ferroviarie, al tempo stesso tolgono il tetto che è di amianto. Questo è stato fatto solo alla Breda, perché mentre questi lavoravano gli toglievano i pezzi di amianto che stavano sul tetto e gli cadeva proprio in testa l'amianto, cosa che io ho documentato, cioè è reale, è vero. Per questi lavoratori si assicura il prepensionamento, però tu non ci dici Breda di Pistoia, dici questo sito dove si fa, praticamente è solo lì in Italia. Cioè, questo è un modo di fare dove sostanzialmente tu dici ai lavoratori, se tu hai il tuo santo in paradiso, praticamente puoi beneficiare di una legge dello Stato che è per tutti i lavoratori, se io politico ritengo che tu debba scoppiare, io praticamente do disposizione all'ente INPS di rigettare tutte le domande, per cui per il beneficio amianto abbiamo dovuto fare le cause per tutti, anche per i casi più clamorosi. Ecco, questo è un dato infernale, una caratteristica infernale della questione amianto, tant'è vero che per esempio la provincia di Latina, che è tra quelle in cui c'è una più alta incidenza di casi di patologie asbesto correlate, proprio perché ritenuta una provincia per esempio di centrodestra, non ha potuto beneficiare di nessun atto di indirizzo ministeriale. Per esempio gli atti di indirizzo è un'altra cosa similare, cioè a un certo punto il Ministero del Lavoro ha emesso degli atti di indirizzo dove praticamente i politici hanno stabilito dove ci fosse il superamento della soglia. Allora fa l'atto di indirizzo dove dice le centrali Enel c'è il superamento della soglia, allora le centrali Enel i lavoratori possono andare in pensione. Poi l'INPS dice a me non me ne frega niente, lì non lo applico. Bene, l'ILVA di Taranto c'è l'atto di indirizzo, non solo, ma c'è una leggina che la porta in riconoscimento fino al 2003 e lì tutti in pensione. Quindi è stato fatto tutta una sorta di situazioni abbastanza equivoche. Il senso è, il diritto non è un diritto,
ma è una gentile concessione del faraone politico, il quale decide praticamente a chi darlo e a chi non darlo. E praticamente se il faraone politico decide che a te non ti spetta, per esempio in Umbria, e questo grazie anche all'appoggio di Liberati, che è un capogruppo del Movimento 5 Stelle, abbiamo fatto emergere come associazione il fatto che, io l'ho dichiarato ma questo trova riscontro, allora in Umbria non c'è nessun sito oggetto di atto di indirizzo. Perché questo? Perché il Partito Democratico aveva lì la maggioranza bulgara, non aveva necessità di voti e praticamente lì non c'è nessun atto per la ThyssenKrupp di Terni non c'è l'atto di indirizzo, per la ThyssenKrupp di Torino c'è l'atto di indirizzo, perché a Torino la situazione poteva stare in bilico. E allora lì facciamo l'atto di indirizzo per mandare in pensione tutti i lavoratori, a Terni non ci servono i voti, per cui praticamente questi possono scoppiare tranquillamente. Al che questa nostra istanza è stata portata nel Consiglio regionale dell'Umbria e praticamente questa mozione, originariamente solo dei 5 Stelle, è stata approvata all'unanimità, compresa adesso dal Partito Democratico, che dice sì, effettivamente qua questo è così, e quindi la tesi dell'ONA è stata, diciamo, ha trovato adesso l'unanimità di tutto il Consiglio regionale. Ecco, quindi questo vi fa capire un po' la questione amianto. Ecco, vedo pure dei lavoratori di Roma, per esempio, anche sull'entità del beneficio. In alcuni casi l'1,25 che non serve andrà in pensione prima, in altri casi 1,5. Se un amico del funzionario, se c'è il funzionario dell'INPS che ti dà l'1,5, tu te prendi l'1,5. Se il funzionario dell'INPS si impunta, ti dà l'1,25 e non ti serve andrà in pensione prima. E tu gli devi fare 3.000 cause, 3.000 ricorsi, 3.000 azioni, 3.000... Ecco, questa è la questione dell'amianto. Per cui si arriva sul caso Eternit che l'imputato viene assolto. Viene assolto perché dice, perché il PM si è sbagliato, Guariniello non gli ha incontestato il reato di omicidio. Ma io dico, se sono morte 3.200 persone, oltre al disastro ambientale, bisognava contestare anche il reato di omicidio, cosa che io avevo detto sommessamente a Torino, solo che mi diceva, Bonanni, tu stai zitto perché il PM so io e so io quello che devo contestare. Poi la Cassazione ha detto, bisognava contestare il reato di... Ecco, questa è la storia. In sintesi, la storia dell'amianto. Dunque, l'occasione di questo convegno è appunto anche per presentare una nuova iniziativa dell'Osservatorio Nazionale Amianto, che vede impegnato in particolare il dottor Alessandro Luta, che è qui accanto a me, che curerà il nuovo dipartimento di psicodiagnostica clinica e psicopatologia secondaria correlata all'asbesto e all'esposizione di sostanze cancerogene. Ora, di che cosa si tratta nel dettaglio ce lo spiegherà lui. Diciamo che l'iniziativa è nata perché si è riscontrato che quasi la totalità delle persone che sono colpite da malattie asbesto correlate di più o meno gravità, quindi dalle più gravi, le patologie oncologiche, ma anche le meno gravi, quindi l'asbestosi, le placche pleuriche, in ogni caso in questi tipi di malati si riscontrano dei disagi psicologici e anche psichiatrici a volte molto evidenti. Allora l'ONA ha deciso di aiutare le persone che vogliono ovviamente rivolgersi a questo servizio con un servizio gratuito di consulenza psicologica e legale, che avverrà in particolare attraverso la rete, quindi adesso ci spiegherà il dottor Ruta come, e che è rivolto non soltanto alle vittime ma anche ai parenti e ai familiari, perché spesso succede che quando si ha una vittima di amianto in famiglia è tutto il nucleo familiare che poi ha delle conseguenze, insomma poi si sconvolge la vita familiare di tutti i componenti. Allora, dottor Ruta, ci spieghi bene di che cosa si tratta, come funziona, come si può accedere e quali sono anche i dati che avete riscontrato per cui è stato reso necessario questo servizio. Tutto è tuo, questo è per la diretta. Allora, parto comunque la prendo un po' alla larga per poi entrarci dentro. Innanzitutto, qualunque sia la diagnosi di tumore, la prognosi e le diverse risposte alla terapia, non esistono tumori di scarsa rilevanza.
Infatti tutti rappresentano per il paziente una prova esistenziale sconvolgente che comprende tutti gli aspetti della vita, il rapporto con il proprio corpo, il significato della sofferenza, la malattia, la morte, così come le relazioni familiari, sociali e professionali. Quindi bisogna sempre tenere presente che ogni individuo è anche unico e unica è la sua modalità di reagire ad un evento che minaccia la vita, tenendo anche presente che ci sono alcuni fattori che possono influenzare l'individuo ad affrontare la situazione di crisi esistenziali. Questi fattori sono il livello di adattamento precedente, il tipo di patologia, la fase del ciclo vitale individuale e anche quella familiare e il tipo di sostegno familiare e sociale. Quando si riceve una diagnosi di tumore e nei mesi che seguono molte sono le emozioni sperimentate dal malato e altrettanto le modalità con cui esse vengono gestite. Alcuni studiosi hanno comunque distinto tre fasi del percorso psicologico che la persona attraversa dal momento in cui si accorge della malattia. Li hanno suddivise in fase di allarme prediagnostico, fase acuta e fase elaborativa. Tali fasi non devono essere intese come stadi che si succedono in modo rigidamente sequenziale, potendosi piuttosto riproporsi o sovrapporsi in vari momenti della malattia. Questa suddivisione, benché semplice, è molto importante perché mette in luce le principali reazioni emotive che compaiono subito nei primi mesi, fondamentali da monitorare in quanto in alcuni casi possono evolversi in veri e propri disturbi psicopatologici. Così osserviamo che nella fase di allarme prediagnostico, che è quella relativa alla comparsa dei primi sintomi del sospetto della malattia, le reazioni più frequenti sono l'allarme e l'ansia. La persona infatti può sperimentare un alto livello di preoccupazione rispetto al sintomo ed un'ansia che, se estremamente elevata, può innescare meccanismi di minimizzazione o di negazione del significato dei sintomi, ritardando la possibilità di una diagnosi per la messa in atto di comportamenti anche di evitamento. L'evitamento e la negazione delle emozioni che possono rappresentare all'inizio un sollievo, diciamo a breve termine, a lungo termine invece rinforzano il senso di isolamento, solitudine e disperazione che danno l'avvio quindi allo sviluppo di patologie depressive. Nei casi peggiori, sempre nella fase di allarme prediagnostico, possono comparire anche scompensi, disturbi post-traumatici da stress, buffe deliranti. La seconda fase è la fase acuta, che avviene subito dopo l'aver ricevuto la diagnosi. La persona sperimenta sentimenti di incredulità, di anestesia affettiva e di angoscia. Spesso reagisce negando quanto le sta capitando, così da proteggersi da una realtà troppo dolorosa che non è pronta ad affrontare. Diciamo anche che in questo modo la disperazione è tenuta dentro dei confini tollerabili. Ma se la difesa persiste, al posto della negazione compare il diniego della malattia, le cose si complicano in quanto possono emergere variazioni dell'asse timico verso stati maniacali, fantasia di trionfo sulla malattia, estrema indifferenza verso la diagnosi e possono mettersi in atto comportamenti rabbiosi, infantili verso i medici e il contesto familiare. Segue l'ultima fase, quella elaborativa, una fase estremamente delicata in quanto comincia una graduale elaborazione, accettazione e riorientamento della propria esistenza. Questa è una fase molto delicata perché si cerca di dare un senso a ciò che è successo, rispondere anche a alcune domande esistenziali. Si cominciano ad elaborare le perdite, la parte perduta di sé, l'immagine corporea, il lavoro, le relazioni e si entra quindi in uno stato depressivo e di riadattamento alla condizione di malattia. Quindi le reazioni emotive evidenziate nelle tre fasi non devono essere assolutamente sottovalutate visto che possono condizionare l'evoluzione di disagi psichici. Inoltre, un dato veramente sconcertante che proviene dalla letteratura scientifica nazionale ed internazionale è quello che evidenzia come la presenza di disturbi psichiatrici nel malato oncologico peggiori la qualità della vita. Inoltre diminuisce la compliance al trattamento e la percezione del supporto sociale. Nei casi più gravi, quindi la comparsa della depressione è quella maggiore, si influenza negativamente l'evoluzione della malattia e si accelera appunto l'avvicinarsi verso la morte o si ricerca attraverso ad esempio comportamenti autolesivi come il tentato suicidio. Quindi a partire dagli anni 70 la ricerca scientifica di area psicologica, psichiatrica e psico-oncologica ha iniziato a verificare in maniera più o meno precisa l'entità dell'incidenza della prevalenza di sofferenza psichica nella patologia oncologica.
descrivendone i quadri psicopatologici che possono insorgere con una prevalenza variabile del 35-45%. I disturbi psicologici e psichiatrici più frequentemente riscontrabili attraverso l'impiego dei sistemi nosologici più noti in oncologia comprendono i disturbi dell'adattamento al 27%, disturbi depressivi 23%, disturbi d'ansia tra il 10 e il 15%, i disturbi della sessualità che in ambito della ricerca trovano grandi difficoltà per l'intimità di questo argomento, poi compaiono i disturbi psicotici e poi disturbi secondari psichiatrici e neuropsichiatrici su base organica. Però è anche importante chiarire che la letteratura scientifica recente ha evidenziato che sono diversi i problemi emersi nell'impiego dei sistemi nosologici più noti che si sono rilevati limitanti per cogliere altre dimensioni di sofferenza mentale riscontrate nel malato oncologico, quali ad esempio l'ansia per la salute, la nosofobia, la tanatofobia, la negazione di malattia, la somatizzazione persistente, sintomi di conversione, reazione d'anniversario, umore irritabile, demoralizzazione e la lessitimia. Si tratta quindi di disturbi, questi ultimi, che non hanno a che fare proprio con una propria vera infermità mentale riscontrata nei precedenti disturbi elencati, ma che comunque creano una modificazione peggiorativa dell'equilibrio psicologico e dello stile di vita nell'ambito dei rapporti sociali, della famiglia e degli affetti, in un'ottica relazionale ed emotiva. Sono disturbi che condizionano marcatamente la qualità della vita, la progettualità e le aspettative. Quindi non sono da sottovalutare neanche le dimensioni comunque descritte dalla ricerca scientifica, le dimensioni psicosociali che interferiscono anche nella qualità della vita del paziente. Alcune più importanti sono il basso livello socio-economico, altri fattori stressanti possono essere l'impossibilità di ricevere un sostegno intimo per problematiche familiari o di livello interpersonale dalla distruzione dei legami con gli amici, con figure di riferimento, il lavoro e l'associazione e quant'altro. Pertanto diventa fondamentale prevenire il disagio psichico e monitorare la salute psicologica del paziente attraverso un'azione psicodiagnostica per poter intervenire tempestivamente considerando le diverse problematicità evidenziate dalla ricerca in ambito psico-oncologico che la sofferenza psicologica può esordire in tempi rapidi o lenti, determinare conseguenze a lungo termine variando anche il quadro sintomatologico iniziale. Che specifici disturbi psicologici possono emergere nella fase avanzata e terminale di malattia, che anche persone guarite dal tumore possono mantenere un livello di sofferenza psichica. Inoltre va anche detto, come già aveva anticipato l'avvocato Bonanni, che questo è un dato che si ricava dalla propria esperienza anche clinica, si evince che il disagio psichico può emergere ed evolversi anche in un disturbo psichiatrico anche in assenza di malattia conclamata. In quei casi in cui c'è solo l'esposizione all'amianto o qualsiasi altra sostanza cancerogena considerata pericolosa per la vita, naturalmente quando sono soddisfatti i criteri di vicinanza, contatto continuativo ed intenso con la sostanza minacciosa. Un esempio è sul posto di lavoro, no? La letteratura scientifica sul tema del disagio psichico e della psicopatologia in oncologia è molto vasta, ma nonostante questa evoluzione si osserva che in molte altre aree anche della medicina, nella pratica clinica oncologica prevale una netta tendenza alla medicalizzazione dei problemi e alla sottovalutazione del disagio psichico della persona ammalata e anche dei suoi familiari. Ciò comporta che un'elevata percentuale dei pazienti che presentano livelli elevati di sofferenza non accede, come sarebbe loro diritto, ad appropriate cure psicosociali. Diventa fondamentale per il clinico, quindi, un intervento mirato al sostegno psicologico, alla prevenzione di comportamenti eccessivamente difensivi verso la malattia, che, come abbiamo visto, possono evolversi in veri e propri disturbi. Diventa fondamentale, visto anche che le reazioni alla malattia sono influenzate anche dal tipo di sostegno familiare, quindi sostenere anche la famiglia, dato che la diagnosi di tumore determina notevoli ripercussioni sull'equilibrio della struttura familiare, incidendo, a seconda dei casi, sulla gestione dei ruoli e dei sottosistemi familiari o anche sulle funzioni di controllo e responsabilità all'interno del nucleo familiare, sulla qualità degli scambi relazionali affettivi e la capacità di comunicazione e la capacità anche di risolvere i problemi.
Quindi il modo in cui la famiglia reagisce a questo evento può lasciare delle conseguenze spesso gravi e durature per quanto riguarda la cura del paziente. Infatti il rifiuto del trattamento in oncologia non è una cosa così rara, visto che può avere diverse origini, tra cui anche quelle causate dalle dinamiche relazionali nel sistema malato, famiglia, equip medica, spesso dove si possono osservare dei giochi di alleanze e di esclusione che a volte possono persino condurre al rifiuto del trattamento e al ricorso di medicine alternative, o al contrario ad un'alleanza troppo stretta tra curante e famiglia che può escludere il paziente da decisioni molto importanti. Spesso ci può essere un cattivo funzionamento nella relazione curante-curato che a volte si può risolversi in un impasse tale da condurre a una rottura della relazione con il curante. In alcuni casi il rifiuto può essere causato da pazienti che hanno già dei disturbi di personalità o psichiatrici, i quali, anche se in minima parte, sono responsabili appunto di questa parte di questi rifiuti alle cure. Alla luce di queste considerazioni diventa necessaria quindi la consulenza dello psicologo e l'intervento psicodiagnostico per limitare il rischio dell'esordio di disagi psicologici, ovvero i propri disturbi, tali da condizionare la vita futura del malato. Il trattamento del paziente oncologico deve avere come obiettivo principale quello di migliorare la qualità della vita e di limitare il rischio conseguenze a psicopatologie tali da condizionare appunto la sua vita. L'Osservatorio Nazionale sull'Amianto, l'ONA, per far fronte alle difficoltà delle vittime di asbesto e altri cancerogeni, ha istituito appunto il Dipartimento di Psicodiagnostica Clinica. L'obiettivo istituzionale è quello di contribuire alla promozione e al mantenimento della salute psichica e alla qualità della vita attraverso un'azione di informazione e prevenzione del disagio psichico secondario alla malattia oncologica. Inoltre il Dipartimento di Psicodiagnostica si occupa appunto di effettuare valutazioni psicodiagnostiche, monitorare il disagio mentale ed indicare l'intervento anche più opportuno, psicologico o psichiatrico, a seconda il caso di ogni singolo paziente. Il sostegno sociale quindi rappresenta un elemento costitutivo del trattamento del paziente oncologico e rientra nella responsabilità di ciascuna figura terapeutica che gli ruota attorno. Oltre un altro compito del Dipartimento è quello appunto di raccogliere gli studi, le pubblicazioni di ricerche scientifiche in tema di psicodiagnosi e promuovere appunto un'attività anche di ricerca scientifica. Bene. Ecco, ci spiega, dottor Ruta, chi vuole e come può accedere a questo servizio? Allora, per quanto riguarda, poi c'è anche il servizio online, che non so se è stato accennato. No, è spiegato. Allora, anche un altro servizio che sarà attivato, il servizio appunto di consulenza psicologica online, è rivolto quindi a tutte le vittime, a tutti i familiari e anche ai parenti che, coinvolti nella sofferenza legata alla malattia, proprio altrui, per questo provano un disagio relazionale emotivo, anche traumi legati alla perdita, lutti, no? Disturbi d'ansia di qualsiasi genere, quindi possono accedere chiunque, oltre la vittima, anche familiari o parenti che vogliono delle informazioni a riguardo. E l'obiettivo è quello di dare una prima risposta immediata alla sofferenza psichica della persona, comprendendo le ragioni che sottostanno anche al malessere. I vantaggi sono molti, perché permette un supporto, diciamo, immediato e un servizio che rimane sempre a disposizione anche del paziente impossibilitato a muoversi da casa, quindi se ne può usufruire comodamente e tranquillamente nell'intimità del proprio ambiente. È utile come primo step per individuare l'intervento anche più adatto. E diciamo che la presenza virtuale online favorisce le espressioni delle proprie problematiche, diminuendo la resistenza, no? È anche un modo efficace per combattere la paura di rivelare se stessi. E inoltre il tempo di risposta a disposizione aumenta le riflessioni e la possibilità di introspezioni, perché il solo fatto di descrivere i propri problemi e i conflitti aiuta a distaccarsi dalle problematiche e favorisce l'elaborazione delle stesse problematiche. Quindi è un approccio preventivo che permette anche di informare, sensibilizzare le persone, ridurre quindi i primi problemi che possono sfociare in sindromi, eccetera. Inoltre non ha costi. Perfetto. Allora, Avvocato Bonanni, volevo
diciamo un suo commento. Sì. Il dottor Ruto è stato ovviamente già molto dettagliato. Sì. Su quelli che sono, quelle che sono le problematiche, però capire come mai l'ONA ha deciso che insomma questo servizio deve affiancare tutti gli altri servizi che già l'osservatorio ha, e perché è così importante. Allora, è un'attività fondamentale, almeno per quella che è la mia esperienza, perché ho potuto notare che laddove c'è una forte un forte impegno, e direi, mi scuso della ripetizione, una forte volontà di lotta contro il tumore, c'è una maggiore sopravvivenza. Io, ecco, in questa sede voglio ricordare Roberto Persic, che è un lavoratore del comune di Trieste, deceduto il 1 agosto del 2008, a quale dedicai pure il mio primo libro, unitamente ai genitori di Silvio Mingrino, presidente dell'Avani, cui morirono entrambi, madre e padre, per mesotelioma, entrambi i genitori. E sostanzialmente Roberto Persic era un eroe dei tempi, un Ulisse dei tempi moderni, lottava contro il mesotelioma, che poi ne ha determinato la morte dopo 4 anni dalla diagnosi. Per il mesotelioma è un record dei record, perché praticamente il range di sopravvivenza, almeno in quel periodo, andava dai 2 mesi ai 6-7 mesi, una media, o al massimo 9 mesi, una media di circa 6 mesi, 6 mesi scarsi. Adesso i tempi si sono allungati, anche grazie al fatto che ci sono stati, diciamo, grossi passi avanti, non grossissimi, ma insomma dei buoni passi avanti, anche grazie all'opera del professor Mutti, che è uno dei più grossi scienziati in questa materia e che fa parte della nostra associazione, ma che per l'ostracismo che gli è stato riservato dal nostro paese ha dovuto, diciamo, continuare a compiere la sua ricerca in Inghilterra e nel resto del mondo, ed ha assunto la direzione della ricerca oncologica dell'Università di Manchester, mentre qui in Italia praticamente non gli è stata data possibilità di svolgere la sua attività di ricercatore, sostanzialmente. Quindi i tempi si sono allungati. Bene, dall'esperienza di Roberto Persic, come l'esperienza di altre vittime, io ho notato che una forte volontà di resistenza della vittima, la volontà di combattere contro il tumore, determina un allungamento del tempo di sopravvivenza. Questo è una cosa che io ho notato. Probabilmente c'è una relazione tra la psiche e poi i processi di difesa immunitari dell'organismo. Su questo però credo che ridarei la parola al dottor Ruta, perché diciamo lui è il tecnico della materia, non voglio invadere i campi che non sono di mia pertinenza. Però dico che chi vuole lotta contro il tumore ha maggiore sopravvivenza rispetto al resto. Quindi il supporto dello psicologo è fondamentale, perché può aiutare coloro che magari non hanno questa, possono non avere, affranti dal tumore o diciamo logorati anche dal tumore, questa forza di volontà. Poi c'è tutta una serie di questioni legate ai familiari, ai figli, spesso anche in tenera età, quindi ci sono dei grossi traumi che colpiscono anche i familiari di queste vittime. Quindi per evitare guai maggiori, l'impatto maggiore che poi ha sui familiari, l'attività dello psicologo è fondamentale. Ma questa è la nostra esperienza e credo che dobbiamo ridare a lui la parola su questo punto. Sì, non so se vuole aggiungere qualcosa. Era il nucleo, il cuore del tuo intervento precedente, no? Sì, in effetti sì, è chiarissimo. La parte è quando si è innamorati, ad esempio, è difficile contrarre qualsiasi tipo di influenza, febbre e quant'altro, no? Ecco, sei più resistenti ai batteri. Questo è sicuramente così. Il sistema immunitario è altamente legato anche allo stato psicologico del paziente, di ciascuno di noi. Si è osservato appunto che la polarizzazione di pensieri depressivi
che ruotano la costellazione, ecco, di tutti gli elementi del pensiero che ruotano attorno, diciamo, degli aspetti depressivi, di conseguenza abbassano il sistema immunitario. Ed effettivamente poi, ecco, la malattia, se sorge una sindrome depressiva che è ritenuta la più pericolosa per quanto riguarda il sistema immunitario, cioè l'abbattimento del sistema immunitario, quindi ecco, certamente si accelera il processo della morte, insomma, si avvicina. Sì, è così. Volevo fare una domanda al dottor Ruta, che era una, diciamo, un'osservazione che riguarda in particolare i malati di amianto, no? Allora, i disagi psicologici sorgono non soltanto in chi è già ammalato, ma possono sorgere anche in chi è semplicemente stato esposto. Certamente. Vero, è così? E sì, per quali motivi? Sì, perché certo sono due condizioni diverse. Colui che è esposto continuamente a delle sostanze tossiche come l'asbesto ed altre sostanze cancerogene nell'ambiente di lavoro e come di vita, di conseguenza ho osservato, perché ho avuto modo di fare alcuni colloqui con alcune persone, si osservano appunto delle strategie di evitamento, un assetto, diciamo, difensivo psicologico che non è più quello che una persona ha normalmente e serenamente quando vive la vita, senza avere di fronte dei pericoli per la propria vita. A volte non sono neanche consapevoli delle loro strategie di evitamento, di strategie proprio concrete per stare lontani da questa sostanza ritenuta pericolosa, e il controllare l'angoscia che evoca appunto il pericolo vicino, no? Controllare questa angoscia, si attivano appunto dei meccanismi di, ad esempio, di attenzione e concentrazione anche elevati per coloro che lavorano ad esempio a contatto con l'asbesto, stanno sempre attenti, no? Se lo trovano in condizioni di sfaldamento, l'ansia aumenta, l'angoscia aumenta, di conseguenza il perdurare di questo stato di concentrazione e attenzione selettiva, non vorrei entrare troppo nello specifico, però si modifica completamente l'assetto psicologico di una persona che è costantemente vicino all'asbesto. E l'angoscia anche va controllata con dei meccanismi appunto di evitamento oppure di repressione, finché non tutti riescono a gestirla. Alla fine c'è chi ha dei veri e propri attacchi di panico e quindi subentra un'angoscia che bisogna contrastare o attraverso la terapia o attraverso una terapia psicofarmacologica, che non tutti accettano anche, che non tutti accettano. Poi di conseguenza questa sintomatologia ansiosa può polarizzarsi sul corpo, nel senso che la persona può fantasticare, immaginare, proiettare su angosce, su questa fantasia di aver respirato delle fibre di asbesto, e che quindi una parte del suo corpo comincia ad essere malato. Quindi possono comparire quadri di ipocondria e possono comparire quadri di timore della malattia, cose diverse, perché magari, ecco, l'ipocondriaco è colui che si rivolge continuamente dal medico spaventato di avere magari il tumore, mentre chi è all'ansia per la salute teme che la malattia verrà nel futuro. Però ecco, queste sono tutte condizioni di persone che non hanno una conclamata patologia d'asbesto e comunque iniziano a manifestare una sintomatologia diciamo psicologica che guasta, rovina proprio il rapporto con le relazioni, la realtà, anzi io direi proprio in alcuni casi c'è un'alterazione dell'esame di realtà per queste condizioni di stress, no? Di pressione continua che ricevono ad esempio negli ambienti di lavoro. Questo è quello che mi è capitato di vedere. Devo dire, sì, intanto parlo di altre cose importanti, perché io ho notato anche dei problemi, diciamo, a lungo andare, anche dei problemi organici, lo stato di stress, per esempio, cioè, determina aumento della pressione sanguigna, tutta una serie di squilibri ormonali, tutta una serie di problemi che
alterano pure la vita stessa, il suo stato di benessere. Questo è importante perché dal punto di vista giudiziario noi intendiamo dimostrare quindi la sussistenza del danno biologico non solo in ordine alla lesione cancerogena in sé, ma anche, ulteriori danni alla salute provocati da questa situazione, oltre ai danni esistenziali e morali che quindi si vengono a dimostrare proprio attraverso questo tipo di indagine, anche perché con la recente giurisprudenza le altre voci di danno devono essere dimostrate, quindi tu devi dimostrare tutte queste altre voci di danno e non sempre viene ammessa dai giudici la prova testimoniale, per cui praticamente occorre tutto un compendio probatorio di carattere documentale che è fondamentale, per cui questo poi si traduce anche in termini giudiziari, questo è un aspetto molto importante anche in termini giudiziari. Siccome prima c'era una cittadina di Monterotondo che mi chiedeva chiarimenti in ordine alla le modalità di rilevazione di tutela rispetto al rischio amianto in generale, quanto è presente negli edifici pubblici o in altri edifici, faccio una breve digressione perché potrebbe dover andare via avendo dei figli piccoli. Allora, sostanzialmente la storia funziona in questi termini. La legge 257 del 92 e le altre norme che regolano la materia sono abbastanza farraginose, nel senso che da una parte c'è un divieto di esposizione all'amianto, dall'altra non c'è un vero e proprio obbligo di bonifica. Sostanzialmente chi esprime il giudizio sulla pericolosità o meno dell'amianto presente è la ASL, quindi bisogna attivare la ASL, quindi fare una segnalazione alla ASL, magari mandandola per conoscenza pure a noi dell'ONA, praticamente si manda il tutto alla ASL. Di solito la ASL non ha il personale adeguato, non ha il personale manco per verificarla questa situazione. Però dal punto di vista legislativo l'ASL dovrebbe verificare se c'è un livello alto di aerodispersione, quindi se c'è il rischio di sfibramento di aerodispersione, ma questo andrebbe verificato attraverso una serie di indagini che di solito l'ASL però non compie. Comunque, verificata la pericolosità, dovrebbe essere dato l'ordine di rimozione di bonifica, che deve essere eseguito dal proprietario a sue spese. La cosa assurda è che è molto burocratizzato il procedimento, per cui praticamente anche se uno deve togliere 2 metri quadrati di una tettoia di un pollaio, praticamente deve fare un progetto, deve portare il tutto, deve chiedere l'autorizzazione alla, il piano di lavoro per lo smaltimento amianto, quindi c'è tutta una burocrazia che ha un costo di almeno, l'aspetto burocratico, di almeno 1.000-1.500 euro, quindi toglie 4 metri quadrati di amianto viene a costare intorno ai 2000, cioè dai 1.500 ai 2.000 euro. Noi come ONA avevamo fatto una serie di proposte, quali per esempio quella di dire: se noi lavoriamo su 4 metri, 5 metri, 10 metri, 20 metri quadrati di cemento amianto su una tettoia, tu mi devi fare in modo che l'ASL le faccia lei un sopralluogo e evitare che il proprietario debba fare un progetto e un vero e proprio piano. Questo, insomma, e altre proposte similari per sburocratizzare. Inoltre i comuni potrebbero destinare parte delle somme per aiutare i privati a questo tipo di bonifica. Siccome ci sono, i comuni spendono e certe volte sperperano un sacco di soldi, penso ai comuni siciliani quando fanno la sagra della fragoletta, la sagra del castagno, cioè spendono, certe volte se spendono soldi a non finire su cose inutili. Pure qualche riduzione del gettone di presenza dei consiglieri comunali, di qualche riduzione dei vitalizi, meno soldi ai partiti, insomma i soldi si potrebbero trovare per poter aiutare le famiglie a rimuovere questo amianto. La cosa più incredibile, quindi come ONA siamo a disposizione. Lei, se ci segnala la cosa, la segnala anche all'avvocato Calvaresi, che è il coordinatore dell'ONA qui del territorio. Noi come ONA facciamo una segnalazione noi all'ASL. E poi se l'ASL non viene, gli facciamo una diffida. Se ancora non viene, noi chiediamo chi è il funzionario responsabile e lo comuniamo alla Procura della Repubblica. Oltre questo, le possiamo indicare qualche... Sì, diciamo che il procedimento è farraginoso, nel senso che
il proprietario del luogo dove è presente l'amianto deve fare un piano di, deve incaricare una ditta specializzata. Questa deve fare un piano di lavoro, lo deve portare all'ASL, l'ASL lo deve, quindi gli costa un occhio della testa anche se fosse pochi metri quadrati. Questa è la storia. Poi naturalmente ci possono essere capannoni abbandonati, ci possono essere anche, per esempio, noi ci occupiamo molto di scuole con presenza di amianto, dove è un'altra nota dolente, caserme dell'esercito di altre forze armate con presenza di amianto, per cui diciamo è stato addirittura negli ospedali, quindi diciamo l'amianto è stato utilizzato prima di tutto dallo Stato in edifici pubblici e da aziende di Stato come le Ferrovie dello Stato, come la Tirrenia di Navigazione. Diciamo lo Stato italiano è stato il maggior, le aziende di Stato sono state le maggiori utilizzatrici, penso all'Enel, penso all'Eni. Quindi lo Stato è stato il maggiore utilizzatore di amianto ed è il primo che ha violato le norme sulla sicurezza dei cittadini. Per quanto riguarda le scuole, nell'86 ci fu un'epoca storica, tra virgolette, perché l'amianto fu messo al bando nel 92, ma nell'86 ci fu il divieto di costruire nuove scuole con amianto. Diciamo che si arrivò un po' prima rispetto al resto. Ecco, quindi questa è la situazione. Se lei ci fa la segnalazione, noi agiremo di conseguenza. Quindi siamo a vostra completa disposizione in tal senso. Ecco, ridò la parola. Sì. Sì, anche. Vogliamo prima darla all'avvocato Calvaresi? Ok, allora lo facciamo concludere come coordinatore del territorio. Sì, mi dimetto. Perfetto. Allora diamo invece la parola al generale Giampiero Cardillo, che è componente del comitato scientifico, tecnico scientifico dell'ONA, e che forse anche sulle ultime tematiche può intervenire. Insomma, è vero che tanti privati, per esempio, dicono che è molto difficile far da soli, no? Quando si deve bonificare, perché i costi sono davvero proibitivi spesso e le pratiche, come per esempio, anche un'agenzia pubblica, cioè lo Stato potrebbe utilizzare, ma ce lo spiegherà meglio l'architetto Cardillo. Purtroppo molti servizi sono stati smantellati, servizi tecnici dello Stato. Per esempio lo Stato attraverso i propri servizi tecnici, le competenze regionali, gli enti a vario titolo potrebbero anche costituire un'agenzia e con l'agenzia calmierare pure i costi, o meglio porli direttamente a carico della fiscalità generale. Mi piacerebbe resuscitare il dottor Marotta, che inventò l'Istituto Superiore della Sanità, ma fu messo in galera perché era pericoloso, stava per produrre un grande centro di ricerca in Italia che faceva paura e concorrenza, diciamo, ipotetica ai grandi centri di ricerca delle società farmaceutiche. La pagò cara, fu arrestato, poi con tante scuse gli dissero lei non ha fatto niente, però si ammalò, perché il dottore che ha appena parlato può mettere in relazione, no? Una brava persona che viene colpita da un arresto ingiusto molto spesso si ammala di cancro e muore. Ecco, questo è quello che è successo. È una storia che ci ha privato del grande centro di ricerca nazionale, ma non ce l'abbiamo, non ci abbiamo un punto di riferimento neutro, no? Su cui contare. E in altri paesi c'è, in Francia c'è, in Germania c'è, ci hanno grandissimi centri di ricerca anche pubblico-privati, insomma, che contano, non so, la Fraunhofer tedesca ha 34.000 dipendenti, sono tutti scienziati, ecco. Quindi immaginate anche che forza intellettuale viene messa all'opera. E quello che diceva l'avvocato Bonanni è un po' il tema che volevo trattare, lo tratto brevemente perché siamo quasi in chiusura, e come si fa a eliminare il problema? L'avvocato Bonanni ha fatto miracoli, no?
sull'aggressività dal punto di vista sia scientifico, perché ha protetto, tra l'altro ha riunito molti cervelli sparsi in tutto il mondo, me ne ha presentati un bel po', in un consesso particolare a Roma, li ha concentrati un giorno, sono venuti tutti quanti e hanno anche stabilito fra loro delle relazioni, perché molte volte neanche si conoscevano. E abbiamo conosciuto, come spesso accade in Italia, anche delle eccellenze italiane completamente sconosciute. La dottoressa, aiutami a... Di Ancona. Una dottoressa di Ancona ha messo a punto e sta per concludere un processo di individuazione, diciamo, molto preventiva del fatto che qualcuno sia a rischio di ammalarsi, quindi addirittura non a malattia conclamata, ma prima che la malattia produca dei danni. E mi disse, Santarelli si chiamava, una persona straordinaria questa ragazza, con tutti un gruppo di giovani, con quattro soldi ha messo su questa cosa, e mi disse, gli australiani stanno arrivando alle stesse conclusioni mie, ma dietro hanno un mare di finanziamenti che stanno arrivando. Lei sta collaborando con loro? Sì, a questo punto ha deciso, me lo anticipò, eravamo a Chieti, dove eravamo? A Basto. E mi anticipò, dice, sarò costretta ad allearmi con loro perché almeno loro i soldi ce li hanno. Quindi la situazione anche dal punto di vista della ricerca, come ha detto già l'avvocato, più o meno si sta coagulando qualcosa di positivo. Come si sta coagulando qualcosa di positivo dal punto di vista giudiziario, con l'aiuto anche di queste novità che si inseriscono, si riesce anche a valutare meglio il risarcimento, no? Questo mi pare ovvio. Quello che è complicato è eliminare la causa, perché d'accordo, ci facciamo risarcire, ma dovremmo non ammalarci, che io non ho respirato tanto d'amianto, quindi sono personalmente emozionato e ogni volta che parlo in una riunione dell'ONA, perché io sto attraversando proprio gli anni critici, come diceva Roger, uno degli scienziati, che io ho 65 anni, lui sostiene che ci si ammala tra i 65 e i 69 anni, con 40 anni di incubazione, cioè l'ho respirato in realtà proprio tra gli anni 70 e 80, tanto perché mi occupavo di impianti e stavo... Ho collaudato tantissime cose, ho assistito a molti lavori, ho fatto il direttore dei lavori per molto tempo e diciamo è un momentaccio. Ogni volta che ho la tosse mi piglio un colpo, insomma. Però io sono certo che girando per la città, girando per l'Italia, sono certo che incappo ogni giorno in un punto dove posso respirare fibre d'amianto. Questa qui è una realtà che non riusciamo neanche a capire, ce la stiamo dicendo noi, ma se andate fuori e chiedete quanti sono i siti accertati, eccetera, io ce l'ho scritti perché Legambiente poi ha prodotto una ricerca, lui dice, Legambiente sostiene questo, 32 milioni di tonnellate d'amianto in giro. Sono molte di più. 75.000 ettari contaminati, 230.000 strutture censite, cioè abbiamo accertato che in 230.000 strutture c'è l'amianto, 188.000 edifici, più 6.913 siti industriali. Ci abbiamo solamente 38.000 siti come discariche, ci abbiamo solo 27.020 edifici bonificati, pensate ai numeri che ha detto prima, e 26.000 in corso di opera. Ci vogliono 85 anni per finire, con i numeri che ha dato. Però, interrompo un secondo, gli 85 sono quelli che ha detto anche Boeri, ma sono praticamente in realtà molti di più degli 80.
chiama Rubio a Mercedes. Io sostengo da anni, ma nessuno mi ha mai smentito, siccome l'ho anche pubblicate queste cose. Abbiamo messo su anche un dipartimento, no? All'interno dell'ONA per sviluppare idee su come affrontare questo problema, cioè come eliminare la causa, perché ha voglia tu a farsi risarcire. Meglio essere vivi che risarciti, dico io, non so se siete d'accordo. Secondo me i siti sono 1 milione. Chiaro il numero? 1 milione. Non sono 85 anni a questi ritmi, ce ne vogliono 850 di anni. Quindi dobbiamo ancora inventarci il modo. Tra l'altro l'amianto sta pure in posti impensabili, laddove noi andiamo a prendere l'aria buona tante volte, proprio nelle campagne, no? nei paesetti dove ci invita qualcuno per un barbecue e cose di questo, perché stanno lì, stanno nei piccoli ricoveri per le pecore, nelle piccole cose. Quelle piccole cose sono tanto violentemente aggressive quanto le grandi cose. Io ho un sito amianto davanti a casa da quando sono nato, e c'avevo una rivendita di Eternit a 40 metri da casa, per esempio, ecco, con la scritta proprio Eternit, no? Era un quartiere residenziale, tra l'altro, e ci sono dei capannoni di proprietà delle ferrovie in fondo alla strada che ancora sono coperti da cemento amianto, che non sono stati affatto incapsulati, perché noi abbiamo questa tecnica a disposizione, quella dell'incapsulamento, cioè tu le vernici sopra e sotto, fai un piano di manutenzione di questa vernice, una vetrificazione, diciamo, chimica a freddo. Il problema grosso perché costa tanto? Costa tanto perché la manipolazione nella fase dell'asportazione produce una forte emissione di fibre, cioè proprio nel momento in cui tu vuoi risolvere il problema è il momento in cui ti vola un mucchio di fibre nell'aria. Quindi va fatta prima l'incapsulamento a freddo, poi devi tentare di portare via dei pezzi staccandoli dai relativi fermi, perché sono fermate le tettoie d'amianto molto spesso, no? Perché il vento le farebbe volare altrimenti. Nel momento in cui tu schiodi una vecchia vite con la contropiastra, è chiaro che lì sotto, quindi l'operaio che sta lavorando deve essere vestito come se fosse un palombaro per non respirarle, però non può impedire che escano. Quindi un certo numero di rischiose perdite di fibre lo dobbiamo sempre mettere in conto. Siccome lo dobbiamo fare 1 milione di volte questa cosa, voi immaginate che andare a spot, qualcuno me l'ha anche detto, dice a chi te, qui se andiamo a spottere la faccenda produciamo più danni che a lasciarla lì. È un pensiero non scientifico, però ha una sua suggestione se ci pensate bene, perché dice nel metterci le mani devi pensare anche che ci va un cretino a farla, no? Che ci va un delinquente, che ci va una ditta che non ha assolutamente idea di quello che sta facendo e che si è presa la specializzazione pagando qualcuno. Cioè il mondo bisogna sempre prenderlo per quello che è. Adesso diciamo, non avere idee sarebbe colpevole da parte dell'ONA. E diciamo, una proposta noi l'abbiamo, ed è una proposta che in parte ha accennato anche Legambiente. Legambiente ha detto questo: scambiamo fotovoltaico con amianto, cioè azzeriamo i costi burocratici della sostituzione di una tettoia con pannelli fotovoltaici, garantendo a chi lo fa un bonus da calcolare perché sia appetibile. È un'idea che stava già all'interno dei piani energetici che si sono sviluppati fino all'altro ieri. Poi sono finiti i soldi
e diciamo l'incentivo al fotovoltaico è stato ridotto di molto, e sapete bene che adesso diciamo il conto va fatto su un pannello fotovoltaico che duri perlomeno 25 anni, la cui produzione mondiale è molto bassa. Fino adesso abbiamo montato robaccia cinese, insomma, fondi di magazzino cinese che durano pochissimo, cioè hanno il 12% di efficienza, robaccia. Adesso invece si stanno sviluppando dei pannelli ad alta resa che potrebbero rientrare in questa pianificazione suggerita dalla Lega Ambiente. È un'idea, però è soprattutto un'indicazione di un metodo. La bonifica la devi ottenere per default. Per default significa che tu non vuoi fare quella cosa lì, cioè io non voglio bonificare, voglio realizzare sul territorio un'altra cosa, cioè sviluppare il territorio. Cioè metto in piedi una serie di iniziative territoriali che presuppongono che il territorio sia bonificato, e lo bonifichi con non pagandolo per pianificazione, perché non esistono i soldi per pagare un milione di volte una bonifica, non ci sono e non ci saranno mai. Quindi è del tutto inutile fare disegni di legge che dicono dobbiamo pianificare la bonifica, non si può fare. Messa da parte questa verità, bisogna andare olisticamente a cercare un modo diverso di farlo. L'unico modo è quello che hanno sperimentato i tedeschi per fare la bonifica della Ruhr. La bonifica della Ruhr ha interessato un'area gigantesca di 70 km, larga 12, dove non c'era solo amianto, c'era di tutto, perché la Ruhr è stata sede, no, di grandi miniere, di grandi acciaierie, c'era un mare di roba. Loro hanno costruito una bonifica in 10 anni di una regione, in pratica, di un'intera regione, non dicendo adesso bonifico la Ruhr, gli hanno cambiato proprio nome, gli hanno detto valorizzazione del territorio della Ruhr. Chi ha delle idee venga, e che siano tutte idee finanziate. Lo Stato ci ha messo pochissimi soldi, cioè la Regione ci ha messo pochissimi soldi. Si sono inventati i tedeschi, immaginate, i tedeschi, un sistema d'amministrazione extra istituzionale. Hanno preso una cosa come la Triennale di Milano, una mostra di architettura, l'hanno costituita in SRL, quindi di diritto privato, e gli hanno detto occupane tu. Questa che ha fatto? Ha tirato giù una serie di motivazioni generali dicendo i progetti devono seguire più o meno questa scaletta. I privati si sono consorziati, gli ordini professionali eccetera, e hanno presentato 120 progetti, 70 di questi ci hanno messo 10 anni per farli, cioè niente, perché il territorio è immenso. E nel 2010, quando finì tutta la storia, fu dichiarata questo territorio, che era il peggior territorio d'Europa, dal punto di vista della compromissione, fu dichiarato centro culturale e turistico internazionale di prima grandezza. Quindi si può fare, perché l'hanno fatto i tedeschi. Dice sì, però i tedeschi sono bravi. Sì, però non l'hanno fatto da tedeschi. È questo che mi conforta. L'unica cosa per cui io faccio sempre questo esempio, non hanno utilizzato il rispetto istituzionale che loro hanno sempre avuto, cioè la categoria tu fai questo e lo devi fare, tu che stai a quell'altro dipartimento fai questo e lo devi fare. No signore, si sono affidati al progetto olistico, che è una cosa dove l'istituzione è malleabile e diventa una gomma americana, insomma. Ha bisogno di essere inventata giorno per giorno. Diciamo, la pianificazione non c'era, non si fa il piano, non voglio che siano stanziati dei soldi per un piano, che sarebbe impossibile, ma voglio suscitare interesse in molti stakeholders, cioè portatori di interessi privati importanti, che sappiano anche progettare e sapersi mettere insieme. E questo che hanno dato prova di una grande malleabilità, rigidi come sono, se ci sono riusciti loro, noi che siamo morbidi per costituzione,
dovremmo riuscirci anche noi. Il fatto che loro abbiano goduto di grandi centri di ricerca, ecco, questa forse è la differenza che non saremo capaci di colmare, perché non ne abbiamo. Noi abbiamo delle università, e qui mi darà ragione, mi immagino, e piccole start-up, no? Che si dividono 1.000 euro per uno per fare fesserie. Questi qui invece gestiscono miliardi di euro, ma non all'anno, al giorno, perché dentro c'è, non so, la Fraunhofer, dentro c'è la Siemens, no? È un gigante, c'è grandi case farmaceutiche, eccetera. Ecco, questo, ci sono delle ostilità da parte nostra ad accettare quest'idea, ma vi assicuro è l'unico modo. Stavamo dicendo prima col segretario dell'ONA che i francesi hanno sviluppato un punto di distruzione completa dell'amianto, perché poi di quello bisognerà pure parlare. Tutto l'amianto che raccogli, dove caspita lo metti? Da qualche parte lo devi distruggere. Un ricercatore italiano, un professore, quello che ha inventato quel dentifricio che ottura le piccole falle dei denti, è un bolognese molto bravo, ha detto: facciamo un brodo acido, è vero, buttiamolo dentro l'amianto, addrizziamogli le fibre e inertizziamolo in questo modo. Dice: noi abbiamo la mozzarella, abbiamo l'olio d'oliva, c'è tutte le scorie delle nostre produzioni alimentari che si buttano, le valorizziamo in questo modo, buttiamo dentro l'amianto e questo diventa da una parte calce e ci facciamo la tintura, poi recuperiamo un po' di metalli pesanti che stanno dentro e ci guadagniamo pure qualche cosa. Però questa sperimentazione, invece di darla alla Fraunhofer, l'hanno data a una piccola spin-off dell'Università di Bari e lì è morta. Ma è chiaro che è così, e i francesi non è che se la vengano a comprare, perché loro hanno speso qualche miliardo per tirare su un punto di plasma, che è una cosa che va a 8.000 gradi, dove tu ci metti dentro qualsiasi cosa, esce fuori un filo di fumo bianco, che qualcuno sospetta avere delle microparticelle, no, dottore? Delle particelle talmente sottili che le chiamano ultrasottili. Dice: sai, quelle sottili fanno male, ma quelle ultrasottili potrebbero fare peggio. Ma nessuno osa dirlo, perché l'impianto costa talmente tanto. Ne hanno fatto anche uno in Germania, tra l'altro per fare pubblicità la cosa, quello tedesco l'hanno messo vicino a un grande albergo di lusso a 5 stelle, dicendo: vedete quel fil di fumo, non fa niente, sta stoccata questa cosa. E quello che volevo suggerire a tutti è quello di, d'accordo, sostenere assolutamente l'ONA in questa battaglia di ricerca, non tanto della verità e della giustizia, la verità scientifica e la giustizia amministrata, ma quanto a suscitare sul territorio, anche su questo piccolo territorio, ma che ha avuto un grande problema, un pensiero tecnico su come fare a pulire il territorio. Perché se questo non si fa, daremo, gli avvocati come Bonanni saranno tutti contenti, daremo lavoro per altri 100 anni agli avvocati, e diciamo, non porteremo a finalità tutto lo studio che stanno facendo i tecnici, no? Gli scienziati che ci si sono applicati. Dobbiamo eliminare le cause. Io suggerisco questa strada, e diciamo il Dipartimento, se andate sul sito, è pubblicato un intervento che, diciamo, riassume un po' più lungamente le cose, che con qualche dato in più. Se si coagula, insomma, un architetto, un ingegnere, un ingegnere minerario, un geologo, eccetera, del territorio, che se ne voglia occupare, i dati di censimento dei siti sono tutti sballati, bisogna andare a contare pure i cassoni che stanno dentro i condomini, non è che è capito, ci sono dei punti anche nascosti d'amianto che andrebbero fatti emergere. Organizzare sul territorio
in piccole dosi dei punti di indagine, di suggerimento. È vero? Ecco, la sede dell'ONA di Monterotondo potrebbe essere il punto dove la gente che non sa che cosa fare dice: io vengo qui e mi danno una mano. Ma anche le istituzioni, che come vedete sono completamente prive di armi in questa importante cosa, debbono poter crescere per sussidiarietà, cioè tutto quello che non hanno le ARPA e le ASL glielo dobbiamo regalare noi, perché è nostro interesse sopravvivere, non ammalarci. Ecco, pensiamola così: gli regaliamo qualche ora di lavoro di qualche specialista sul territorio per permettere un passo avanti sull'eliminazione del problema. Io finisco qui perché c'è credo che abbiamo fatto un po' tardi. Grazie. Però 30 secondi, voglio sì, 30 secondi. Sì, voglio rubare 30 prego, secondi anch'io, prego. Perché quando sento l'architetto Cardillo parlare raccontare con tanta passione del progetto della RUR, ogni volta mi viene da pensare che in realtà forse dovremmo un po' cambiare tutti la nostra mentalità per riuscire, no, a realizzare anche lontanamente questo progetto, perché provarci. Poi provarci, perché poi in realtà quello che vediamo ogni giorno va in tutt'altra direzione. Rubo veramente solo 30 secondi sì, per dire che neanche una settimana fa, grazie alla segnalazione dell'ONA, come giornalista ho raccontato e denunciato di una scuola romana in cui sono stati fatti dei lavori di intervento, campionamento sulla struttura di questa scuola, con interventi di manutenzione ordinaria, con i bambini presenti nella scuola, e solo dopo l'intervento ci si è accorti che in realtà dentro c'era l'amianto e che 10 anni fa era stato incapsulato. Quindi insomma, veramente situazioni paradossali, no? Per cui non si è neanche andati a fare un accesso agli atti per vedere se effettivamente erano stati già fatti dei lavori in questa direzione. Si è mandato una ditta, ha bucato la parete, i bambini erano a scuola e adesso ovviamente i genitori sono preoccupatissimi. Quindi insomma, da qui a realizzare il progetto della RUR ci passa un oceano, però è giusto che si tenda sempre al meglio. Effettivamente a un modello, diceva Woody Allen, dobbiamo pure riferirci, lui pensava a Dio, insomma noi pensiamo più modestamente a queste esperienze. Diciamo che l'ONA al punto di riferimento, io non l'ho ripetuto, ma diciamo il punto cardine dell'attività dell'ONA è la prevenzione primaria, quindi evitare ogni forma di esposizione, per evitare, che è l'unico strumento per evitare l'insorgenza delle patologie. E quindi questo per evitare il cancro del fumatore basta smettere di fumare. Ecco, non è proprio così, perché poi è multifattoriale, per cui oltre al fumo di sigarette, per quanto riguarda il tumore al polmone, gioca tutta un'altra serie di situazioni. Però per anche l'amianto, e anzi c'è un sinergismo tra amianto e fumo di sigaretta, e quindi diciamo non che c'è tutto un altro grosso problema di altri cancerogeni. Tra l'altro e, la bonifica e quindi o comunque la messa in sicurezza rispetto al rischio amianto potrebbe portare, è vero, a delle spese per questo, ma dall'altro si risparmierebbe in termini di malattie, quindi vite umane, spese sanitarie. Anzi, ho detto in qualche precedente occasione, l'amianto è il bancomat delle imprese farmaceutiche, perché praticamente l'aumento delle patologie spesso correlate, che spesso hanno un approccio allopatico, per usare un termine spesso utilizzato anche dal professor Rugazzo di Torino, che è uno delle altre menti che fa parte della nostra associazione, è evidente che maggiori casi di cancro, maggiori chemioterapie, radioterapie, quindi un vero e proprio bancomat delle imprese farmaceutiche. Quindi quando ci sono alcune politiche del governo nazionale che tendono a sottostimare l'impatto di alcuni cancerogeni sulla salute umana, e poi guarda caso
se ne discuteva sabato scorso in un'iniziativa a Volla del Movimento 5 Stelle, con partecipazione anche dell'onorevole mia come presidente dell'ONA, ma anche dell'onorevole Di Maio in qualità di vicepresidente della Camera dei Deputati. Quindi si ragionava sul fatto che in modo assai singolare alcune aziende poi danno dei finanziamenti ad alcuni partiti. Noi come ONA siamo costituiti di parte civile del processo ILVA, e gli imputati del processo ILVA praticamente avevano finanziato tutti i partiti. Praticamente questi qui davano i finanziamenti a tutti i partiti. Quando bisognava fare una legge, praticamente una qualche legge, allora intervenivano, chiamavano il politico di riferimento, e questi qui praticamente gli cambiavano con un cavilletto, gli si cambiava con un cavilletto il limite della soglia, perché diceva, vabbè, la diossina, che ne so, a 100, lì a tanto c'è, cioè 120, io ti alzo a 130, quindi diventa legittimo, legale praticamente la... E allora un giornalista aveva fatto delle domande sbagliate, qualcuno lo aveva zittito, Vendola chiama praticamente, viene intercettato e dice, mi complimento con voi che l'avete azzittito il giornalista che faceva le domande imbarazzanti. Il giornalista fu pure fatto licenziare, tra l'altro, e Vendola dice, sono a vostra completa e totale disposizione. Praticamente a disposizione di chi commetteva questa situazione. Ecco, quindi questi aspetti, diciamo, sono assai singolari, andrebbero, diciamo, approfonditi, fermo naturalmente la presunzione di innocenza, per cui fino a che il processo di Taranto non sarà definito, vige. Quindi io in qualità di avvocato naturalmente devo sempre ribadire che c'è la presunzione di innocenza di tutti gli imputati fino a condanna definitiva, in base a quello che dice l'articolo 27 della Costituzione. Tuttavia trovo singolare che ci sia una corrispondenza, ci siano finanziamenti ai partiti, e non vedo perché quale ragione ci dovrebbe essere dei finanziamenti ad alcuni partiti, specialmente quelli governativi. A mio modo di vedere, un partito, qualsiasi partito, non dovrebbe accettare finanziamenti da chi è sottoposto a indagini o procedimenti penali. Ci dovrebbe essere una legge in tal senso, che un'iniziativa legislativa in tal senso, per evitare strani conflitti di interessi e anche trasparenza nella vita politica e legislativa. Ecco, diamo la parola alla dottoressa Renzo Paoli. Sì, semplicemente per girarla invece all'avvocato Pericle Calvaresi, che è il coordinatore dell'ONA di Monterotondo, ha voluto lui fortemente questo incontro, quindi a lui la chiusura di tutto il convegno. Poi magari ci sono alcuni notizie, alcuni ospiti, alcune persone in pubblico, tra cui signor Cucinieri, e anche direi dare la parola anche al dottor Rucco. Poi ringrazio per questo onore di concludere il convegno, ma concluderò, diciamo, posso concludere al presidente, ci terrete, ringrazio il collega illustre avvocato Ezio Bonanni, presidente dell'Associazione Onlus, dell'Osservatorio Nazionale Amianto. L'invito rivoltomi ad illustrare brevemente i profili penali relativi ai tumori causati dall'amianto. Per quanto riguarda la colpa specifica in materia di malattie professionali, il rimprovero può essere mosso ai soggetti che violano le norme cautelari scritte poste a tutela della salute del lavoro. È noto che l'Italia, come già detto anche in precedenza il Presidente, fino al decreto legislativo 277 del 91 non esistevano norme cautelari scritte. Va bene? Quest'altro. No. Grazie. Quindi ripeto, è noto che fino al 91, che vigeva il legislativo 277, non esistevano norme cautelari scritte in maniera specifica dedicate alla prevenzione delle patologie asbesto correlate, asbesto con di amianto, minerale amianto. È altrettanto noto che la legge del 157 del 92, muovendo dal presupposto che non esiste una soglia di esposizione dall'amianto al di sotto della quale il rischio di ammalarsi scompare, ha introdotto il divieto di estrazione e di utilizzo del minerale.
In maniera più dettagliata, il DLGS 2391 ha vietato l'uso dell'amianto a spruzzo e l'ha introdotto per le restanti lavorazioni i limiti di una fibra al centimetro cubo d'aria per il crisostico e di 0,6 fibre per le altre varietà d'amianto. La legge 2792, oltre al divieto di utilizzo dell'amianto in Italia, ha altresì previsto che le soglie di cui il decreto legislativo 2791 continuassero ad applicarsi per i lavori di bonifica. La legge 128 del 1998, e bonificando la legge del 92, ha ulteriormente ridotto la soglia a 1,0 fibra a centimetro cubo per qualunque tipologia di fibra. La disciplina attualmente in vigore in materia di protezione dei lavoratori impegnati nella bonifica dell'amianto, che afferma il limite dello 0,1 fibre a centimetro cubo, è contenuta nell'articolo 246 265 del testo unico numero 81 2008. Occorre inoltre segnalare che la normativa comunitaria è stata recentemente novellata ad opera della direttiva 2009-148 della CE. Nonostante l'assenza di una normativa ad hoc, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto che gli imprenditori dell'amianto, al pari di ogni altro datore di lavoro, fossero vincolati dalle norme cautelari di cui il DPR 547 del 95 e 303 del 56, attualmente abrogati ad opera del 81-2008. In particolare, a causa dell'elevata dispersione di fibre prodotte dalla lavorazione dell'asbesto, venivano in rilievo le disposizioni relative all'esposizione alle polveri di qualunque specie. Articolo 21 del DPR 303 del 56, vecchia legge, stabiliva che nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie di datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedire e a ridurre per qualunque quanto possibile lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, sostituire ove possibile il materiale polveroso in assenza di sostituibilità, di effettuare lavorazioni in apparecchi chiusi, ovvero ad espirare le polveri il più vicino possibile al luogo dove si formano. Infine disponeva che le polveri fossero inumidite. L'articolo 37 del DPR del 55 obbligava il garante a dotare i lavoratori di mezzi personali di protezione adeguati al rischio al quale erano esposti, e con particolare riferimento alle polveri prescriveva la dotazione di mascherine filtranti. L'articolo 4 del DPR 303 del 56 prevedeva infine che i lavoratori fossero informati sia dei rischi collegati all'inalazione di polveri sia alle modalità di utilizzo degli strumenti di protezione adottati. Contro ipotesi accusatorie, per passare sulle norme appena citate, i datori di lavoro sono soliti sviluppare due argomentazioni difensive. Anzitutto osservano che negli anni 50, ossia quando furono approvati, quanto ha già detto il Presidente, quando furono approvati i DPR 303-3547, era noto soltanto il rischio di asbestosi. Ne traggono la conclusione che le norme cautelari in esse contenute fossero volte unicamente a prevenire detta patologia e non invece ad evitare tumori polmonari ed i mesoteliomi, come ci ha detto il nostro Presidente inizialmente, qui mi ha anticipato. L'argomentazione non viene mai accolta dalla giurisprudenza, secondo la quale le norme cautelari sulla protezione delle polveri sono di tipo aperto, ossia sono volte ad evitare che non solo gli eventi lesivi conosciuti, ma tutti quelli rientranti in una certa categoria, posto che negli anni 50 era nota una patologia respiratoria potenzialmente letale come l'asbestosi, e posto che il responsabile dell'impresa è tenuto a comportarsi come agente modello. Sul punto, giurisprudenza assolutamente consolidata, segnalano alcune tra le più recenti sentenze in materia di amianto che hanno ribadito il principio. La Cassazione penale sono le quarte del 2008, del novembre 2007 e del maggio 2003. La sentenza che ha maggiormente approfondito il punto è quella relativa a Porto Marghera del 2006. Per quanto riguarda la colpa generica in materia di malattie professionali, il rimprovero può essere mosso a soggetti che violano quelle norme cautelari che, pur non essendo scritte, derivano dal generale dovere di sicurezza gravante sull'imprenditore ai sensi dell'articolo 237 del Codice Civile. I responsabili dell'impresa sono pertanto tenuti a comportarsi come agenti modello, devono cioè adottare non solo misure indicate dalle norme cautelari scritte,
ma anche tutte le ulteriori misure che la migliore scienza e la migliore tecnologia mettono a loro disposizione al fine di tutelare la salute e la vita degli altri soggetti operanti dell'impresa rispetto all'intero avventaglio di eventi lesivi prevedibili in quel dato momento storico. Come affermato dalla Corte Costituzionale, in materia di sicurezza del lavoro vige il principio di massima sicurezza tecnologicamente fattibile ed attuabile. Nell'ambito della colpa generica, il primo problema che è stato portato all'attenzione dei giudici penali riguarda la prevedibilità delle patologie neoplastiche derivanti dall'amianto. Ebbene, la Cassazione individua nel 65 la data in cui si diffuse, ho già detto il Presidente, le conoscenze in merito alla correlazione tra l'amianto e la mesotelioma, nella metà degli anni 50, il periodo in cui era comunque nota la cancerogenità del minerale. In particolare, diverse sentenze evidenziano come l'istologia dei tumori d'amianto fosse stata oggetto di un consenso pressoché unanime nel corso del congresso organizzato nel 74 presso la New York Academy di Scienze, al quale parteciparono i maggiori studiosi mondiali di queste patologie, e come negli anni seguenti tale scoperta acquistò un rilievo sempre maggiore attraverso pubblicazione e numerosi contributi di principali riviste scientifiche internazionali, nonché aggiornamento dei manuali di medicina e lavoro, vedi Cassazione Penale del 2003. Peraltro, nelle medesime sentenze, la Cassazione evidenzia che le conseguenze potenzialmente mortali prodotte dall'inalazione dell'amianto fossero già note e dunque prevedibili da molto tempo prima, come testimoniano le norme del Regio Decreto del 442 del 1909 in tema di lavori insalubri per donne e fanciulli e inserimento dell'asbestosi nella tabella della malattia professionale ad opera della legge 455 del 43, di recente la Cassazione così pronunciata nel 2008. Il secondo problema affrontato nella giurisprudenza dell'area della colpa generica ed in particolare sotto il profilo dell'adozione delle misure cautelari rese obbligatorie dalle conoscenze scientifiche disponibili all'epoca dei fatti riguarda i valori minimi, i valori limite di esposizione agli agenti chimici detti TLV. Gli autori di lavoro imputati evidenziano che prima del decreto legislativo del 91 l'unico riferimento certo per gli imprenditori dell'amianto erano i valori limite raccomandati dagli studi di rilievo internazionale e dagli agenti preposti alla tutela del sul lavoro, come diceva il Presidente, non dalla legge ma dalla scienza. Ne deriverebbe, secondo gli imprenditori, la non rimproverabilità dei garanti che avessero rispettato tali parametri e dunque l'assenza di responsabilità penale per eventuali patologie d'amianto che fossero comunque insorte nelle loro imprese, in particolare il mesotelioma, che come accennato sopra non presenta una soglia al di sotto della quale il rischio scompare del tutto. Nemmeno questo argomento è stato mai colto a giurisprudenza, secondo la quale l'attuale contesto legislativo italiano non dà spazio per una interpretazione del concetto di valori limite come soglia a partire dalla quale sorga per i destinatari dei precetti d'obbligo prevenzionale, giacché ciò comporterebbe inevitabili problemi di legittimità costituzionale che è implicita e connaturata all'idea stessa del valore limite di una rinuncia a coprire una certa quantità di rischi, una certa fascia marginale di soggetti che per condizioni fisiche, costituzionali o patologiche non rientrano nella media essendo ipersensibili o ipersuscettibili all'azione di quel determinato agente nocivo. E quel limite vanno intesi come semplici soglie, così si afferma la Cassazione nel 99. Malgrado l'esistenza del TLV, dunque, trova applicazione il principio di norma massima sicurezza tecnologicamente fattibile in forza del quale l'imprenditore incorre le responsabilità se non attua le misure cautelari disponibili in un determinato momento storico. Per quanto riguarda il giudizio di evitabilità, questo consiste di verificare se rispetto alle norme cautelari, scritte o non scritte, avrebbero impedito gli eventi lesivi. La giurisprudenza, tuttavia, svolge tale accertamento nell'ambito del rapporto di casualità, in particolare nella seconda delle verifiche attraverso le quali applica il giudizio controfattuale. In materia di patologie d'amianto, l'impostazione che tratta la casualità della colpa nell'ambito della casualità materiale è stata consacrata nella nota sentenza di Cassazione del 2002-988. Per quanto riguarda il nesso di casualità, ovvero il legame tra la condotta ed l'evento lesivo, viene accertato da giurisprudenza attraverso il cosiddetto giudizio controfattuale. In particolare, nella materia delle malattie professionali,
dal giudizio si estrinseca nelle duplici verifiche. Anzitutto, se certa se uno dei fattori di rischio presenti nell'impresa ha cagionato l'evento lesivo. In secondo luogo, se certa se il rispetto da parte dell'imputato tutte le norme cautelari scritte e non scritte avrebbe impedito l'evento lesivo. Occorre ora esaminare quali problemi particolari emergono allorché detti accertamenti vengono svolti in relazione ai tumori polmonari e ai mesoteliomi contratti dai lavoratori esposti all'amianto. Tumore polmonare. Con riferimento alla prima verifica, ossia se uno dei fattori di rischio presenti nell'impresa ha cagionato l'evento lesivo, va evidenziato che il tumore del polmone è una patologia multifattoriale rispetto alla quale è necessario, pertanto, stabilire quale tra i potenziali fattori di rischio ne è stata la causa effettiva. Processi penali, il problema si è posto in particolare per autori fumatori esposti all'amianto, come diceva il Presidente. Ma dal momento che tanto la sigaretta quanto l'asbesto, ovvero l'amianto, rappresentano possibili cause della patologia in parola. La giurisprudenza risolve il problema applicando la legge scientifica, nota come teoria dell'effetto moltiplicativo, secondo la quale l'amianto e il fumo di sigaretta, quando operano congiuntamente, si spiegano un potenziale cancerogeno esponenzialmente maggiore e dunque possono essere considerate con causa del tumore. Meno agevole la condotta seconda verifica, ossia il rispetto da parte dell'imputato di tutte le norme cautelari, scritte o non scritte, avrebbe impedito l'evento lesivo. Il problema consiste quindi nel riferire l'insorgente del tumore alla specifica condotta antidoverosa del singolo imputato. Sul punto nelle aule giudiziarie si muove da affermazioni condivise dalle comunità scientifiche. La latenza media del tumore polmonare oscilla tra 15 e 30 anni e non è possibile individuare nei singoli casi il momento esatto in cui il processo di cancerogenesi ha avuto inizio, cosicché non si può riferire l'evento lesivo ad uno o l'altro soggetti garanti che si sono succeduti nel tempo. Il problema di imputazione appena descritto viene risolto dalla giurisprudenza applicando sulla base delle consulenze e delle perizie una legge scientifica nota come modello multistadio della cancerogenesi. Tale legge descrive il processo di formazione del cancro come un'evoluzione a più stadi, la cui progressione è favorita da successive esposizioni al fattore cancerogeno. Per la conseguenza dell'aumento della dose di amianto inalata, la dose dipende dalla durata e dall'intensità dell'esposizione, e l'intensità a sua volta dipende dalla concentrazione di fibre nell'aria, è in grado di accorciare la latenza delle malattie e di aggravare gli effetti della stessa. Secondo teoria multistadio, dunque, il tumore polmonare rappresenta una patologia dose correlata, ossia il cui sviluppo in termini di rapidità e gravità è condizionato dalla quantità di fattori cancerogeni nell'atto. Ciò permette ai giudici di affermare che, a prescindere dal momento esatto in cui la patologia è insorta, tutte le esposizioni successive e tutte le dosi aggiuntive dovrebbero essere considerate con cause, poiché abbreviano la latenza e dunque anticipano l'insorgenza della malattia. Cassazione penale del 2002-988. Per quanto riguarda i mesoteliomi, va tutto evidenziato che, a differenza dei tumori polmonari, il mesotelioma può essere considerato patologia monofattoriale. Sono infatti rarissimi i casi in cui sorge in assenza di esposizione all'amianto, tanto che viene considerato malattia sentinella di una pregressa esposizione. Di fronte a un caso di mesotelioma si può pertanto affermare con un altissimo grado di probabilità che la vittima è stata esposta all'amianto e che tale esposizione abbia determinato la patologia. È importante ricordare anche la certezza in merito alla derivazione della patologia da un fattore di rischio presente nell'impresa non è sufficiente a ritenere provato il nesso dell'autorità ai fini penali. L'accertamento della causalità penale presuppone infatti che vengano effettuate caso per caso le due fondamentali verifiche di cui si è già parlato, vale a dire se uno dei fattori di rischio presenti nell'impresa ha cagionato l'evento lesivo, se rispetto da parte dell'imputato di tutte le norme cautelari scritte o non scritte avrebbe poi impedito l'evento lesivo. Con riferimento al mesotelioma, il punto di partenza per lo svolgimento di entrambe le verifiche è presentato da affermazioni condivise dalla comunità scientifica la latenza media del mesotelioma, cioè tra i 15 e i 50 anni. E non è possibile individuare nei singoli casi il momento esatto in cui il processo di cancerogenesi ha avuto inizio, con la conseguenza che sembrerebbe non potersi individuare quale sia stata nel corso degli anni l'esposizione responsabile dell'evento lesivo.
Ciò posto, occorre evidenziare la possibilità o meno di effettuare le due verifiche, dunque l'esito del processo assoluzione o condanna dipende dal modello di spiegazione scientifica che si ritiene applicabile al mesotelioma. L'esperienza assolutamente maggioritaria ritiene invece che anche i mesoteliomi siano soggetti al modello multistadio della cancerogenesi, ossia lo stesso modello che si applica al tumore polmonare e che pertanto rappresentino patologie dose correlate. Complimenti. Alcune osservazioni, perché da questa relazione diciamo possono essere tratte da alcune riflessioni su questo punto. Allora, la giurisprudenza penale fin dalla sentenza del 99 mette in evidenza come è fatto divieto di qualsiasi esposizione a cancerogeni in quanto dannosa per la salute umana. Questo punto è ribadito poi dalla sentenza 38.991 del 2010 che cita quella giurisprudenza del 99 e dice, come è scritto nella relazione del collega, la norma sul limite di soglia sarebbe costituzionalmente illegittima se interpretata nel senso di rendere diciamo lecita l'esposizione ad amianto anche inferiore alle 100 fibre, per cui qualsiasi esposizione va vietata, dice la giurisprudenza penale. Tuttavia però la norma di sicurezza, quindi la norma cautelare, la 81 del 2008, l'articolo 244 giù di lì, dice che invece è permessa l'esposizione di debole intensità e in sostanza c'è il cosiddetto limite di soglia. E poi per i benefici amianto il limite di soglia delle famose 100 fibre litro è il discrimine se non si supera il quale il limite, se non si supera il quale non si ha diritto al beneficio stesso. Ecco, segnalo quindi questa contraddizione poi in tutta la giurisprudenza, per cui la Cassazione della sezione lavoro dice che sotto certi aspetti c'è il rischio se superi le 100 fibre, il penale dice il contrario nella giurisprudenza. Questo è un aspetto, diciamo, paradossale, che perché poi tutti i datori di lavoro si difendono dicendo noi eravamo sotto i limiti di soglia. Quindi, anzi, prima del 91 non c'era la soglia, perché la soglia è stata inserita nel 91, come detto, lui ha precisato, con gli articoli 24 e 31 della legge del DPE, del decreto legislativo 277 del 91, che ha recepito la famosa direttiva dell'83 che l'Italia, diciamo, rispetto alla quale l'Italia era, diciamo, inadempiente. E allora molti datori si difendono dicendo ma lo Stato ha recepito solo nel 91, ergo io non c'è la norma cautelare, siccome non c'è la norma cautelare non c'era l'obbligo, ergo non c'è la responsabilità penale. Sul punto sopperisce il 2087 del Codice Civile come norma di chiusura dell'ordinamento, questo sia in penale che anche nella sezione lavoro della Cassazione. Questo è il punto chiave. Molto interessante il richiamo alla sentenza 988 del 2002, cosiddetta sentenza Macola, che diciamo che un procedimento che parte dalla Tribunale di Padova, poi con sentenza confermata dalla Corte d'Appello di Venezia e dalla Cassazione. Perché è importante questa sentenza, che poi diciamo il punto è stato poi ripreso in tutte le altre sentenze ed è stato spiegato bene dal collega, ma lo voglio diciamo ribadire perché è un punto fondamentale. Questo. Allora, alcuni datori di lavoro si difendono dicendo che le regole cautelari erano regole proprie per la prevenzione dell'asbestosi. Quindi quando noi parliamo di regole cautelari specifiche, quindi colpa specifica, facciamo riferimento agli articoli, per esempio, 4 del DPR 303 del 56, obbligo di informativa, all'articolo 21 dello stesso DPR, relativo ad abbattere il più possibile le polveri, oppure gli articoli 19 e 20, che sostanzialmente dello stesso DPR, che imponevano, per esempio, la separazione degli ambienti, il confinamento dei reparti, delle attività. Ecco, loro dicono, queste norme riguardavano l'asbestosi. Mentre invece la Cassazione penale in quella sentenza dice bene, intanto l'interesse protetto è sempre la salute, due, se tu rispettavi quelle regole, quelle regole cautelari, avresti evitato pure l'insorgenza del mesotelioma, ancorché
negli anni 50, metà anni 50, forse non c'era piena consapevolezza scientifica del nesso causale tra esposizione ad amianto e mesotelioma, perché c'era con certezza solo quella legata al tumore polmonare, grazie allo studio di Dolle pubblicato nel 55. Poi non è proprio così, perché per esempio la Germania nazista ha indennizzato il tumore polmonare da amianto già nel 1942 a fronte di ricerche pubblicate dagli anni 30, dal 37 fino al 40. Così ci sono anche studi italiani del 39 che mettono in evidenza casi di tumore al polmone negli asbestosici. Quindi questo è un punto fondamentale. Poi la stessa sentenza dice, quello che lui ha chiarito bene, che siccome qualsiasi esposizione a brevi tempi di latenza, quindi se io praticamente respiro, che ne so, 1000 fibre, magari il tumore me lo pio tra 20 anni, se ne espiro 10.000 io me lo pio da 10 anni il tumore, è evidente che qualsiasi esposizione ad amianto anticipa l'insorgenza della malattia, non solo, aumenta il rischio, il rischio di insorgenza, permette l'innesco del processo di cancerogenesi, e quindi secondo la teoria multistadio della cancerogenesi a stadi, per di più rende più aggressiva la patologia stessa, per di più influenza quel processo infiammatorio di cui dicevamo all'inizio, per di più influisce pure sulla clearance polmonare, quel processo di purificazione del polmone, e quindi impedisce il sistema di difesa dell'organismo. Questo è un fatto molto importante, perché è da qui che nasce la responsabilità di tutti, come tu prima hai chiarito. Quindi questo è un fatto importante che ha smontato, queste sentenze hanno smontato tutta la cosiddetta scienza fasulla che era stata creata, diciamo, ad arte, diciamo, e questo è un aspetto che l'avvocato Calvaresi, in qualità di penalista, anche di ex ufficiale dei Carabinieri, capitano dei Carabinieri, come osservatore nazionale all'amianto, sarà un grande acquisto anche come avvocato penalista nei futuri procedimenti penali che metteremo in cantiere, perché purtroppo in Italia è vero che noi come ONA lavoriamo sulla prevenzione, ma bisogna pure affermare la responsabilità penale e civile, perché a fronte di un'affermazione di responsabilità penale e civile noi abbiamo una verità processuale. Dalla verità processuale tu parti il presupposto per poter poi evidenziare la necessità di bonificare e tutelare la salute, perché se nel procedimento penale o civile l'imputato viene assolto, cioè vabbè, viene assolto perché tu non hai commesso niente, perché qui il reato non c'è, eccetera, ergo non c'è neanche la necessità di bonificare cioè si altera proprio tutto il concetto. Lo spiegavo prima per quanto riguarda l'ILVA di Taranto. Noi come ONA, diciamo, ci abbiamo sbattuto la testa anni e anni prima che si desse vita a una vera e propria indagine giudiziaria, anche grazie al procuratore Sebastio, che fu fortemente ostacolato da anche, diciamo, intromissioni di altissimi livelli istituzionali, diciamo pubblicamente non posso rilasciare dichiarazioni sul punto, ma ci furono altre intromissioni istituzionali che tentavano di in qualche modo di dire che non c'era, addirittura interventi anche di ministri di alcuni governi che dicevano che a Taranto c'era un così alto numero di tumori per via delle abitudini delle persone meridionali, che avevano propensione a bere molto vino, a fumare sigarette, eccetera. Ecco, ci furono dichiarazioni addirittura di ministri in tal senso, per cui praticamente se non si arriva alla verità giudiziaria, alla verità dei fatti, è evidente che si altera. Ecco anche l'epidemiologia, è vero, l'epidemiologia, la conta dei morti non è mai una cosa diciamo carina, però è un processo circolare: prevenzione primaria, quindi evitare ogni forma di esposizione e quant'altro, prevenzione secondaria, diagnosi precoce, studi, approfondimenti, eccetera, prevenzione terziaria, perché risarcisce il danno della vittima, però conta anche i morti. Se tu conti il numero dei morti, il numero è alto, devi fare pure la prevenzione primaria. Se tu invece non c'hai quello, a quel punto questi dicono che non c'è neanche necessità di prevenzione primaria. Quindi c'è una circolarità di tutto, e l'indagine, il prossimo, diciamo, dipartimento che noi come ONA dobbiamo lanciare, a parte quello psicologico e tutto, sarà proprio quello dell'investigazione
che in parte noi abbiamo già attivato attraverso l'ONA Guardia Nazionale Amianto, dove i cittadini possono segnalare sul nostro portale tutti i siti, cioè noi stiamo facendo una mappatura a costo zero di tutti i siti e ce ne abbiamo alcune migliaia che non risultavano alle agenzie pubbliche. Quindi non solo stiamo mappando, ma adesso dobbiamo lanciare un'attività, rilanciare l'attività investigativa. Io per esempio nel mio piccolo, no, ho trovato che alcuni macchinari dell'Eternit, quando fu chiusa nell'87, furono spostati a Broni, alla Fibronit. In realtà poi questi erano tutti collegati, i grossi produttori d'amianto in Italia e nel resto del mondo, su tutta una grossa lobby. Il signor Smidain è ancora operativo, praticamente è stato fino a poco tempo fa addirittura consulente del Presidente degli Stati Uniti d'America, era un finanziatore del Vaticano, addirittura considerato un benefattore, praticamente ha alterato la realtà, praticamente è diventato un benefattore il signor Smidain. Addirittura il signor Smidain, quando è stato assolto dalla Cassazione, attraverso il portavoce si è dichiarato perseguitato. Questo signore si dichiara perseguitato, cioè la giustizia italiana, dopo che è accertato che ha ammazzato 3.200, il responsabile della porta di 3.200 persone, praticamente lo assolve e il signor Smidain si dichiara attraverso il proprio addetto stampa, si dichiara perseguitato. Allora io una volta sono andato in Austria ho trovato della documentazione da dove si evince che i macchinari, alcuni macchinari dall'Eternit Austria, dall'Eternit Italiana erano stati spostati a Broni, e a Broni questi hanno continuato la produzione fino al 92, 93 eccetera. Quindi, e a Broni hanno lasciato montagne di amianto a cielo aperto, è un sito di importanza nazionale, e ancora adesso dopo 23 anni questi devono ancora bonificare l'amianto nella città di Broni, che è quella che ha il più alto numero di case di mesotelioma. Cioè questo è il quadro della situazione. Allora, la fase giudiziaria, la fase investigativa e quella giudiziaria sono fondamentali, e spesso le attività anche sulla giustizia andrebbe detto che andrebbe specializzata l'attività pure del pubblico ministero. Perché questa è una questione sulla sicurezza sul lavoro molto specifica. No, Procura Nazionale per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Questo è il punto fondamentale, che era un progetto che noi dell'ONA riuscimmo a far depositare da tutti i gruppi parlamentari, anche i gruppi di centrodestra, cioè nella precedente legislatura fu firmato dalla senatrice Dorina Bianchi, che fa parte della nostra associazione, adesso NCD. E presentò questo progetto di legge che fu firmato da tutti i gruppi parlamentari, solo che il progetto non è stato mai portato all'attenzione, come anche i progetti di legge sull'amianto, i disegni di legge, i progetti di legge sull'amianto non vengono mai portati all'attenzione delle camere. Vabbè, questo ecco. A questo punto ridò la parola alla dottoressa Renzo Paolo. Guarniello che non ho pensione. Uno dei pochi. Pure lui. Va bene, vogliamo dare la parola al signor Cucinieri. Sì, Franco Cucinieri, il nostro Franco. Chiediamo di avvicinarti e fare un intervento. Dovresti dietro al tavolo, così posizioniamo i microfoni. Intanto buonasera a tutti, non mi aspettavo nemmeno l'invito, questo mi fa piacere, perché poter dare un contributo non è una cosa da poco, perché stiamo parlando di qualche cosa che sicuramente questo paese dall'ostruzionismo sicuramente politico, sindacale, ma anche per lo scarso interesse che la stessa popolazione ha dato a un qualche cosa che a livello di storia dell'umanità non è stato forse legiferato mai come l'amianto. Perché la domanda allora mi viene di porla a voi direttamente e chiedervi se a livello mondiale c'è stato un qualche cosa a livello di sostanza cancerogena, comunque, che poteva avere effetti letali sulla popolazione, quindi sull'individuo e sulla popolazione, era stato legiferato quando come l'amianto. Non esiste. Tant'è vero che noi dobbiamo fare un percorso a ritroso per poter capire poi gli effetti che può comportare questo tipo di esposizione, che attualmente abbiamo fatto riferimento all'esposizione professionale, ma attualmente l'esposizione è diventata prettamente ambientale. E vi faccio cenno su questo. Noi dobbiamo risalire addirittura
storicamente a quello che la scienza aveva già fornito e dato a disposizione di quelli che erano gli effetti letali dell'esposizione a questo minerale. Si fa spesso riferimento, avvocata, alle soglie, non soglie. La soglia è una, diciamo, una condizione che si è posta al governo perché? Perché è complice di questo reato che ha procurato alla collettività, che ha procurato all'umanità. Perché dice bene il professor Muti, come lo dicono tantissimi scienziati, che nel contesto, diciamo, dell'impegno scientifico, medico, biomedico, hanno detto che l'unica fibrilla, perché noi parliamo di fibre, ma poi dobbiamo andare a sezionare quella che è la dispersione vera, che è legata alle fibrille, l'unica fibrilla che non fa male è quella che non respiriamo. Quindi qua stiamo parlando di un qualche cosa di imponderabile, uso un aggettivo, imponderabile, qualche cosa che non è determinabile, non è determinabile a livello di sapere qual è la soglia minima per la quale non c'è il danno e quindi la conseguenza di patologie che possono comportare per alcune immediatamente la morte, perché noi siamo ostaggio di quello che sono le patologie toraciche, che sono le prime a essere state individuate. Infatti la patologia marker per l'amianto è il mesotelioma, ma poi si sono sviluppate l'asbestosi, si è sviluppato il carcinoma polmonare e tutte le altre che oggi sono tabellate dall'INAIL. Qua parliamo delle patologie che più direttamente sono collegate, diciamo, al riconoscimento, ma poi parliamo di tutte le altre che realmente fanno parte di quelle patologie tumorali di ordinaria gestione sanitaria. E su questo andiamo su un versante veramente pericoloso. Ecco perché se la stampa ha fatto ostruzionismo, l'ha fatto la politica, l'ho fatto. Invece le persone penso che si devono fare portatori e messaggeri di queste informazioni per i figli, perché questo è un qualche cosa che noi non riusciremo mai a toglierci di mezzo, perché è Eternit. Quindi Eternit significa che è eterno. L'effettiva azione anticancerogena che può intervenire su un minerale solo se si interviene a livello chimico-fisico, cioè modificando la struttura proprio di cui è fatta. Noi abbiamo 142.000 chilometri il diametro della Terra, queste sostanze si producono a 20 chilometri, 30 chilometri, a pressioni altissime, a condizioni di temperatura eccezionale, che determinano il fatto che questo minerale, l'indice di dispersione è qualcosa di incredibile, non ce l'ha nessun'altra sostanza. La dispersione di questa sostanza in pratica a livello di indice non è nemmeno oggi ancora perfettamente determinata, ecco perché è imponderabile, perché non è determinabile. Quindi noi che cosa facciamo? Noi già culturalmente ci siamo predisposti male sul problema amianto, perché basta chiedere a qualsiasi persona comune che gira per la città e gli fa riferimento all'amianto, la prima cosa che risponde dice no, le onduline di Eternit non ci sta. Ma non è così, perché l'amianto in pratica è stato utilizzato in tutti i settori della vita sociale, a livello militare, a livello edilizio, a livello scolastico, a livello di quotidianità. Quindi i materiali di amianto sono talmente tanti che oggi addirittura non sono stati nemmeno riusciti a definirli e a classificarli tutti. Che cosa succede? Che prima era un'esposizione professionale, sono passati tantissimi anni, questi materiali si tendono a deteriorarsi sempre di più, a disperdere sempre di più le fibre, le quali in pratica circolano nell'ambiente in una maniera incredibile. L'esempio ve lo posso dire subito, tant'è vero che adesso si cominciano a allarmare pure le istituzioni, si dovevano allarmare prima. Il 29 c'è stata la giornata amianto, per le morti dell'amianto, la giornata mondiale. Alla Camera dei Deputati l'INAIL ha detto che in pratica la percentuale di patologie amianto correlate sono aumentate a livello di esposizione ambientale dal 23% al 35%. Quindi questo ci deve cominciare a fare ragionare, quindi significa che noi siamo tutti in una condizione di relativa esposizione che prima era professionale, oggi è ambientale. Io quando parlo di queste cose qua mi dicono che faccio allarmismo, no, non è allarmismo, perché io sono convinto che scienza e conoscenza portano alla verità. Noi abbiamo assolutamente un impegno morale di coscienza. Io non il presidente Bonanni faceva riferimento a molti scienziati.
ci sono molti scienziati che non sono in vendita e non sono in vendita nemmeno a nessun prezzo, e sono quelli che più vengono osteggiati e ostacolati su questo percorso qui. La condizione che mi pone al fatto di poter contribuire, perché con il Presidente stiamo seguendo tantissime persone, mi rifaccio pure riferimento a quando ha detto il dottore prima, che esponeva i danni a livello psicologico, no? Non c'è solo la vittima, ci sono anche i familiari. Noi abbiamo avuto situazioni in cui stiamo gestendo in maniera diretta, perché poi ci sono, come diceva Bonanni, le patologie tabellate che hanno un percorso più facilitato, ma quelle che non sono tabellate, la prova è a carico del lavoratore. Le prove a carico del lavoratore, realmente, poi chi le deve accompagnare, chi mette insieme coscienza e conoscenza per poter dire io ti devo dare una mano, perché tu non solo sei stato danneggiato, ma di contro subentra tutta la condizione familiare che ne subisce le conseguenze. Il perché di questo riferimento è perché l'effetto dell'amianto non è che noi ne siamo ostaggio anche a livello di contaminazione, perché il minerale di per sé, una volta che entra, effettivamente produce tre effetti. Uno è quello meccanico, e in questo caso qua produce le famose patologie toraciche. Un altro è quello infiammatorio, e Bonanni faceva riferimento, perché la scienza ha fatto passi avanti su questo, dove in pratica il sistema linfatico può trasferire queste microfibre in qualsiasi parte dell'organismo e quindi andare ad attaccare anche altri organi, tra cui oggi si parla addirittura dei tessuti molli. Noi abbiamo situazioni di riscontro in cui effettivamente solo la patologia è venuta solo con quel tipo di esposizione. E poi c'è un altro effetto di cui non si è fatto cenno, ma che gli scienziati ormai danno per certezza. Ci sono degli individui che a livello di DNA hanno una predisposizione, perché il loro sistema immunitario è molto più fragile. Il perché poi questo minerale faccia così male è perché realmente, oltre a essere minerale, è composto di 3-4 elementi importanti che ai fini dell'attività a livello dell'organismo fa una reazione infiammatoria che è veramente scatenante, che è legata al magnesio, è legata all'alluminio, è legata al calcio, e c'è una iperattività a livello del tessuto organico. Ecco perché noi dobbiamo avere questa massima attenzione. Il danno perché l'hanno aggravato? Perché nel momento in cui era uscita la legge che inibiva l'uso dell'amianto, questo Stato era complice, perché se dicono che c'è una strage silenziosa, tanto è vero che la Treccani, che è l'enciclopedia italiana, ha dovuto inserire nella sua enciclopedia genocidio silenzioso. Oggi parlano di questa fibra come fibra killer, ma se c'è un killer c'è pure un mandante, come sbaglio? E il mandante in questo caso qua è stato lo Stato, e noi ci dobbiamo ribellare a questo. Ci dobbiamo ribellare anche perché io sono andato a un convegno dell'Istituto Superiore di Sanità, dove in pratica oggi cominciano a dire le mezze verità, non sono nemmeno tutte intere le verità. Dicono che il 50%, se parliamo dal punto di vista professionale, delle patologie professionali tumorali, la conseguenza è da legare per il 50% alla presenza di amianto. Quindi significa che noi realmente dobbiamo darci da fare, dobbiamo spronare e mettere in campo tutte le nostre forze, perché se questa battaglia continua ad andare avanti in questa maniera, certamente sarà un danno incredibile, e tanto è vero che le percentuali di patologie aumentano sempre di più. L'INAIL addirittura è intervenuta con finanziamenti proprio il giorno alla Camera dei Deputati, cioè mettendo a disposizione soldi per fare ricerca su tutti e tre i settori. Attività di inibizione della... Beh, c'ho pure io i dubbi, però intanto che... Diciamo che ci avrei molti. Però dicevo che questo significa che pure loro si stanno rendendo conto che effettivamente si devono rendere colpevoli anche della responsabilità. No, ma io volevo solo chiudere. Solo come indennizzo. L'INAIL avrebbe dovuto invece, per un'effettiva tutela, favorire l'aspetto della prevenzione piuttosto che dell'indennizzo. Quindi tutta la politica dell'INAIL è una politica sbagliata a priori, prima, adesso e purtroppo lo sarà anche nel futuro. Due,
l'INAIL ha un profilo negazionista. Faccio un esempio: le placche pleuriche, gli spessimenti pleurici, che in realtà sono i sintomi dell'asbestosi, vengono invece classificati autonomamente come patologia distinta. In particolare le placche pleuriche nella tabella sono al numero 331 e danno un riconoscimento da 0 a 5 punti, quindi praticamente stai sempre sotto al 6, quindi l'INAIL praticamente non indennizza mai niente sotto questo punto di vista. Ecco, quindi sull'INAIL, poi l'INAIL praticamente per i certificati di esposizione ad amianto non ha mai rilasciato i certificati, ha sempre negato l'esposizione, quindi sull'INAIL, se mi permetti, ci avrei molti dubbi, ci avrei molti molti dubbi sull'operato dell'INAIL. Ti ridò la parola. No, perché se no ho detto così, sì, noi abbiamo fatto un'apologia dell'INAIL. Sì, no, ma quello che volevo dire è che l'INAIL, per esempio, cioè aveva uno degli obblighi più importanti, che quando nel 92 è uscita la legge di inibizione della estrazione, lavorazione e utilizzo, commercializzazione e utilizzo dell'amianto, l'INAIL aveva un impegno incredibile. Col decreto del Presidente della Repubblica dovevano censire tutti i siti industriali, cosa che non hanno fatto. E loro dovevano intervenire per invece che cosa è successo? Che a livello professionale da questi siti l'amianto è uscito da lì in maniera illegale, perché qua c'è stato pure il giro della mafia, della criminalità organizzata nel trattamento di questi materiali, è stato trasferito fuori a livello ambientale, aggravando ulteriormente la situazione. Per chiudere, è un impegno che dobbiamo prenderci necessariamente tutti, perché questa battaglia o si vince tutti, cioè significa mettersi in gioco per recuperare lo Stato di diritto e non lasciare più la condizione che il diritto è dello Stato, perché la salute è un bene come si chiama? È un bene non negoziabile e indisponibile. Non si può fare riferimento alla salute solo in maniera condizionata dal fatto che uno c'ha interesse solo quando effettivamente cominciano a star bene. No, la prevenzione è l'azione più importante e questo è un impegno che la società deve avere, perché effettivamente chi sono venute meno le istituzioni, perché non c'è stato più distinzione tra potere anche legislativo e potere giudiziario. Va bene, io penso di aver dato un contributo in più alla conoscenza del problema, ma non per scoraggiare e allarmare, ma per far mettere in gioco tutti quanti con il proprio impegno. E vi ringrazio, buona serata. Intanto se ci sono domande, dubbi, anche da parte di voi che siete dall'altra parte, potete intervenire, quindi insomma qualsiasi cosa vi passiamo il microfono, in attesa di sapere se c'è qualcuno vuole formulare domande. Sentiamo Nicola Panei per un'altra testimonianza. Buonasera a tutti quanti, sono Panai Nicola e sono un socio fondatore dell'associazione ONA e nonché coordinatore nazionale dei lavoratori militari esposti all'amianto. Ringrazio Bonanni, presidente, che mi fa dare questa testimonianza, in quanto sono un ex esposto all'amianto con patologia correlata con asbestosi. Io ho lavorato per diversi anni a contatto con l'amianto indossando le tute, sia da lavoro che sia di amianto per interventi sui incidenti aerei per salvare il pilota. In tutti questi anni, che sono più di 25 anni che ho avuto questa esposizione, non ho avuto mai una sorveglianza sanitaria e mai avuto un
un controllo, sullo stato di salute e tantomeno nell'informazione sul esatto, in base a, nell'informazione sul rischio, in base all'articolo del 2087 del codice civile, che il datore di lavoro ci doveva avvisare della in amianto. In più l'amianto in aeronautica stava dappertutto, stava sia sugli aerei, sugli elicotteri, sulle hangar, sugli indumenti che indossavamo noi, sugli automezzi in particolar modo, sulle coperte di amianto che noi sopra gli automezzi avevamo, e niente, nessuno ha fatto nessuna osservazione sanitaria e quant'altro. Io dal 2000, come riprendendo il discorso del dottore qui, dal 2009 che sono sotto un controllo psicologico, in quanto avevo dei piccoli problemini di salute, un po' di tosse e basta. Poi nel 2010 mi hanno riscontrato delle fibre negli alveoli presso l'ospedale di Siena. E nel 2013 la pneumologa del Forlanini mi ha diagnosticato un'asbestosi. Purtroppo l'asbestosi poi tramite la medicina del lavoro dei Rieti ha fatto automaticamente, per prassi, per legge, fatto una denuncia sia alla procura di Rieti sia all'INAIL. L'INAIL mi ha visitato e mi ha detto che praticamente io non ho nulla, non ho né asbestosi né niente. Poi è successo che come noi militari, come pubblica amministrazione, per quanto riguarda dei benefici del 1992, noi non rientravamo in quanto eravamo della pubblica amministrazione, l'assicurazione obbligatoria INAIL non l'avevamo. Nel 2004 abbiamo avuto una legge che praticamente ci inseriva anche a noi, e nel 2005 perdonami, la Corte Costituzionale con la sentenza 127 del 2002 ha detto che non si poteva selezionare, che spettava a tutti i lavoratori questo tipo di tutti i lavoratori. Poi il legislatore nel 2003 lo ha inserito nell'articolo 47 della 269 della 326 del DL 269, poi convertito con la legge 326 del 2003, poi nel 2004 è stato fatto il decreto attuativo della legge stessa. Veramente dal 2005 che abbiamo fatto la domanda a tutti noi militari, circa oltre 16.000 persone, sia militari che civili, e in aeronautica 4.500 persone, veramente in questo momento in tutto il personale dell'aeronautica militare non è stato esposto all'amianto, ha detto l'INAIL. Però se ci sono dei presupposti bisogna fare una causa. Dobbiamo pure precisare che c'è un'indagine pendente presso la procura di Esatto. Paolo, perché ci sono un numero enorme di casi. 20 su 20 casi, 4 siamo, perché ci sono pure io, e siamo ancora vivi, per cui la procura ancora non è stata, diciamo, non hanno finito le indagini preliminari che sono in corso, per cui non possono ancora iniziare il processo. E niente, questa è la mia, riprendendo il discorso del dottore, che purtroppo io dal 2009 sto sotto controllo da psicologa, ho avuto il certificato dalla psichiatra nel 2013, e in cui dice che io sono in uno stato reattivo, in particolar modo per la situazione, perché le patologie che ho io potrebbe aggravarsi, che praticamente l'asbestosi non è altro che un trampolino di lancio, speriamo di no, però che alle altre patologie più serie, e di conseguenza mi è stata rigettata la depressione da Previ 1000, perché non la dovevo fare questa domanda quando stavo bene entro cinque anni dal congedo. Sì, ma c'è stata la Corte Costituzionale che ha annullato quella norma. Sì, per l'amianto sì, però per la depressione. Anche per questo, scusa, c'è una sentenza della Corte Costituzionale, no, su questo. C'è una sentenza che per la patologia asbesto correlata, in questo caso diciamo è una patologia comunque sia legata all'amianto, che ha annullato
perché essendo patologie lungo latenti, è chiaro che se la patologia d'amianto ha 40 anni di latenza e tu mi dici che la posso chiedere entro i 5 dal pensionamento, è chiaro che è come dire che mi neghi. Corre, ecco. Corre per il reato continuato. Esattamente. Quindi prende la Corte Costituzionale, scusami, queste sono altamente precise in quello che ti dico, che ho fatto parecchie cause. Sì. La Corte Costituzionale ha detto che tutto quanto è collegato all'amianto, ciò che è collegato all'amianto, praticamente non c'è questo termine dei 5 anni, che si lega a una legge del 72. Per di più questo vale pure per l'INAIL, perché pure per le patologie riconosciute dall'INAIL per i privati c'è un termine dalla risoluzione del rapporto di lavoro, e anche per questo nella legislazione, quindi dei privati, non c'è un termine. Quindi la Corte Costituzionale ha detto, siccome per i lavoratori privati, per le patologie asbesto correlate non c'è il termine, visto che comunque le patologie asbesto correlate hanno una latenza di 20, 30, 40 anni, è chiaro che io non ti posso dare un termine dai 5 anni dalla fine del rapporto di lavoro, perché se io ti metto quel termine è come dire che non posso indennizzare, riconoscere più niente, perché quello ha un termine di latenza più lungo. E questo è pacifico. Esatto, quindi praticamente la tua patologia è comunque correlata a quella dell'asbestosi, è una complicazione ed è conseguenza dell'asbestosi, quindi rientra nel novero della non applicabilità di quella norma. Ecco, su questo voglio essere preciso, perché questo è un aspetto fondamentale da questa giuria. Dovrebbe essere la 238 del 2008 la sentenza della Corte Costituzionale, dice questo. È la cosa specifica che ci ho fatto sopra una miriade di cause. Da premettere che nel nostro ambiente militare l'INAIL non è mai entrata in nessun reparto, perché non era autorizzata. Soltanto che negli ultimi, dal 2013 ha fatto qualche sopralluogo in qualche reparto, specificato il reparto e non tutto l'aeroporto. Se andava in un aeroporto andava soltanto in un reparto, negli altri 10 reparti non ci andava. E poi ha avuto qualche documentazione, maggiormente ce l'ho anche io perché l'ho richiesta e mi è stata data, qualche documentazione in merito alle tute di amianto, in cui le tute c'era un capitolato tecnico del 1983 come dovevano essere fatte, e sul capitolato tecnico risulta che le tute dovevano contenere amianto grezzo oppure fodera in tessuto ignificato oppure cotone in tessuto ignificato. Anche a seguito di determinate analisi fatte nel 1990, in cui risulta che le tute di amianto, sia al cappuccio, sia al casco e sia ai guanti, risulta che ci sono delle fibre, tutto compreso di amianto, tipo crisolite. Poi ci hanno fatto versare dei teli di amianto in quanto erano vetusti, e per quanto riguarda lo smaltimento bisognava attenersi a una legge del 1982 in quanto rientrava tra i materiali tossici e nocivi, cioè del 1982 rientrava nel materiale tossico nocivo, e nel capitolato tecnico del 93 eppure nel 94 ancora volevano le tute con l'amianto. Mi sembra una cosa assurda questa. Tutto è diverso. Non so. Per questo sto qui. Parlo pure per questo, perché purtroppo sto con Bonanni, sto in lotta con il Ministero e tutto quanto. Questo è un aspetto singolare, diciamo, perché non possono. Questo vuole dire due cose. Proprio 30 secondi. Questo è un profilo di grave illegittimità, la discriminazione in danno dei militari, su cui si è tentato di porre rimedio col decreto legislativo 81 del 2008, che li parifica dei veri e propri dipendenti, dei lavoratori. Questo aspetto però è stato affrontato recentemente dalla Corte di Cassazione proprio in un processo che riguarda vittime della Marina Militare, la sentenza 3615 del 2016,
che dice proprio apertamente la quarta sezione penale che al militare spettano le stesse garanzie, anche l'applicazione dell'articolo 2087 del codice civile. Quindi la giurisprudenza penale ha praticamente sanato un vulnus in danno dei militari che era storico, esatto, perché fino ad ora c'era questo problema. E poi c'è stata anche un'altra sentenza importante che su una causa che ho discusso io, che avevo vinto già a Milano presso la Corte d'Appello, l'applicabilità del 2087 anche in assenza del contratto di un contratto di lavoro vero e proprio. Il caso di un fornitore di materiali di amianto ad un artigiano, anche se l'artigiano non era dipendente della ditta fornitrice di materiali, ne risponde sempre col 2087 del Codice Civile. Questo è fondamentale perché praticamente va a tutelare la vita umana al di là del rapporto di lavoro. E dice la Cassazione in questa sentenza, questa seconda sentenza, che praticamente la responsabilità del fornitore dei materiali, questo vale pure per i cittadini che hanno comprato il materiale, tant'è vero che questa azienda praticamente si è battuta in modo leonino pure in Cassazione cercando di ottenere la riforma di questa sentenza, perché la vedova aveva perso in primo grado. Io ho fatto l'appello, quindi ho preso io la causa, quindi ho vinto in Corte d'Appello. La Cassazione adesso mi ha dato ragione sul punto che, in base agli articoli 2 e 3 della Costituzione, determinare la morte di qualcuno, anche se non è un datore, non è un lavoratore, un terzo, è comunque un illecito civile, obbliga al risarcimento del danno, al prescindere dalla sussistenza o meno del datore di lavoro, del rapporto di lavoro. Questo è fondamentale, perché in Cassazione si è proprio discusso di questo. Questi dicevano: non è un mio dipendente, questo ha montato il materiale di amianto ed è morto, però io gli ho venduto, lui l'ha comprato e arrivederci e grazie. Io dicevo: no, tu comunque sei responsabile, perché è vero che tu potevi legalmente produrre amianto, però se questo è morto tu dovrai risarcire il danno. Appunto, quindi diciamo questo è un punto fondamentale, diciamo la giurisprudenza va verso, diciamo è come se aggiornasse la legislazione sostanzialmente. Bravo. Questa è la mia storia, sì, che ho voluto testimoniare in questa conferenza. Grazie a tutti. Buon anno. Bene, allora vediamo se c'è qualcuno dal pubblico. Come abbiamo detto, se volete fare delle domande potete farlo, avete dei dubbi, domande? Mi pare di no. E allora a questo punto vi ringraziamo molto per l'attenzione e ringraziamo l'avvocato Calveresi che ha voluto che venissimo qui a Monterotondo e il comune che ci ha ospitato. Grazie ancora.